Sì. Andrea. Sì, un attimo che bisogna cambiare lo sistema. Sì. Sì, ecco. 3, 4, 5, 10, 11, 12, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
in collaborazione con 100% gioco di squadra. Banca Marche, accende sane passioni. Infissi Design migliora la qualità del tuo mondo. Area Sport Service, ad ognuno il suo campo. Clean Car, con l'impo pulito come nuovo, senza acqua. Civitanova Marche. Monini Clemente, Piane di Falerone. Campione, si nasce. Limonta Sport, playing on a dream. Buonasera a tutti cari amici, bentrovati, appuntamento pre-pasquale con la nostra trasmissione, anche se ve lo dico subito, ce ne sarà un altro prima della festività di domenica prossima in concomitanza con la disputa del turno infrasettimanale di giovedì in Serie D. Diciamo subito che è stata una giornata nera per le squadre marchigiane, a partire dall'Ascoli, battuto a Novare, risucchiato in pieno in zona play-out, una classifica allarmante per i bianconeri, oggi sconfitti anche, e lo vedremo tra poco, in maniera più pesante di quanto non dica l'1-0 conclusivo. Pareggio in seconda divisione che serve a poco per il Fano contro il Rimini, i romagnoli restano sempre a più 5. Ed in Serie D il San Cesario ancora una volta vince in extremis con l'Agnonese Sala più 4 sulla San Benedettese che nel finale rimedia il pari contro l'Olimpia Agnonese. La Civitanovese dà un calcio alla crisi e vince 4-1 nettamente e meritatamente a Recanati facendo valere il potenziale di cui dispone. Scialbo pareggio per la Vispesaro ed anche per l'Ancona scoppito contro la Minternina e come certamente saprete, avete visto dai nostri telegiornali, pareggi anche negli anticipi di ieri per Maceratese e Jesina. Insomma, Civitanovese a parte, non c'è stato un successo. Cerchiamo di consolarci con la nostra Romina che ci presenta gli ospiti. Ciao Andrea, ciao. Buonasera a voi tutti che ci ascoltate e ci vedete da casa. Diamo il benvenuto all'allenatore del Montegranaro, Osvaldo Iaconi. Buonasera. Inoltre il benvenuto al centrocampista della San Benedettese Emiliano Nicolas Forgione. Buonasera. E al presidente Roberto Pignotti. Buonasera. Con noi questa sera i ragazzi del settore giovanile del Porto Recanati Calcio che sono accompagnati dal presidente Fausto Pigini. Buonasera. E dal dirigente accompagnatore Antonio Pantalone. Buonasera. Ricordiamo inoltre il numero per interagire con noi in diretta al quale potete inviare i vostri sms ed è 380 78 60 853. Beh, diciamo subito Romina che una cosa lieta l'abbiamo, qui alla mia sinistra c'è la Coppa appena vinta, la Coppa Italia di promozione appena vinta dal Porto Recanati in finale contro la Falconaresi in maniera piuttosto netta. Ne parleremo di questa affermazione di un club glorioso come quello arancione che ha lanciato tantissimi giocatori ai massimi livelli e che fa del vivaio un po' il suo punto di forza importante e da tanti anni, quindi la Coppa Italia di promozione, complimenti al Porto Recanati. Per il resto, come certamente saprete, i campionati dilettantistici hanno osservato un turno di riposo, riprenderanno in concomitanza ed in contemporanea il 7 aprile tutti i campionati dall'eccellenza sino alla seconda categoria per la disputa delle ultime 4 giornate. Andiamo all'attualità, San Benedettese che pareggia in casa contro l'Olimpia Agnonese. Nicolas Forgione, un pareggio che avete accettato come, viste come sono andate le cose, siete stati sotto per gran parte del secondo tempo, l'avete rimediato questo pareggio a tempo quasi scaduto con un calcio di rigore? Guarda, penso che oggi è stata una bella Samp. Oggi abbiamo giocato abbastanza bene, a prescindere dell'1-0 per loro, penso che abbiamo fatto una grande gara tanto nel primo tempo come nel secondo. E quindi un pareggio che accettate con rammarico o con soddisfazione? Guarda, è un po' amaro, un po' soddisfatto perché ancora mancano 6 giornate da giocare, quindi è ancora cosa possiamo farcela. Sembrava, presidente Pignotti, che la domenica tutto sommato non fosse negativa per voi perché l'Agnonese aveva rimediato il pareggio con Siviglia sul calcio di rigore a pochi minuti dalla fine, invece ancora una volta il San Cesario ha segnato un gol proprio nei minuti finali. Siete a meno 4, anche se oggi avevate un osso molto duro da rodere come il Termoli. Ma noi diciamo che sono 5 partite che abbiamo avversari importanti in classifica che li stiamo affrontando. Stiamo affrontando anche con delle difficoltà di formazione. Abbiamo diversi infortunati che ci stiamo portando da 4-5 giornate. Anche oggi mancavano Onesti squalificato, mancava Scartozzi che ha avuto un stiramento, Traini, Aquino, Camilli, e sono assenze importanti, insomma. La rosa è ampia. La rosa però è ampia, che però magari quando ti viene a mancare tutto il centrocampo, diciamo, come è successo oggi,
si soffre abbastanza. Il fatto che il San Cesario vinca sempre agli ultimi minuti è una caratteristica loro, perché se andiamo a vedere l'arco del campionato, tantissime volte gli ultimi secondi, gli ultimi minuti mettono la palla dentro. Questa è anche una dimostrazione loro di crederci alla vittoria, cioè fino alla fine lottano senza lasciare nulla di intentato. Noi stiamo a 4 punti, adesso avremo un filone di partite, secondo me, più alla nostra portata. Speriamo, insomma, che quando alla fine, come dico sempre, che il 5 maggio stiamo un punto davanti a tutti. Giovedì potrebbe essere uno snodo fondamentale e poi vi diremo il perché. A proposito, e qui volevo coinvolgere subito Osvaldo Iaconi, di squadre rimaneggiate e squadra al completo. Forse per una delle prime volte Giovanni Cornacchini, allenatore della Civitanovese, aveva la rosa al completo. E da Recanati tu hai visto, mister, la partita. Si è vista tutta la potenzialità di questa squadra? Beh sì, per quello che ho visto oggi ed era la prima volta che vedevo una partita intanto di questo girone. E leggendo anche i giornali dove si diceva che la Civitanovese, dopo la sconfitta in casa di domenica, poteva essere in ribasso, a me è sembrata un'ottima squadra. Al contrario, come giustamente è stato fatto notare, la caratura tecnica della Civitanovese è superiore a quella della Recanatese. Adesso i 4 gol possono essere tanti o pochi, in dubbio la vittoria per la Civitanovese non è mai stata, insomma. Non è stato soltanto questo, secondo me, mister, anche l'atteggiamento messo in campo dalla Civitanovese, approccio giusto, determinazione giusta. Sì, dopo 10 minuti hanno fatto gol e hanno messo la partita sul binario preferito. Non c'è stato niente da fare. Io, per quello che mi ricordo, pericoli alla porta della Civitanovese nel primo tempo non ce ne sono stati. Poi è finita 4-1, alla fine ha fatto gol ancora Galli a tempo quasi scaduto, ma insomma ecco, non è mai stata in dubbio la vittoria, assolutamente. Beh, assolutamente. Come purtroppo non è mai stata in dubbio la vittoria del Novara, che ha battuto di misura l'Ascoli, ma adesso vediamo il servizio. Oggi pomeriggio è stato praticamente un monologo della formazione di Aglietti e le cose in classifica per la squadra bianconera, oggi in casacca arancione, si complicano davvero parecchio. Vediamo. Era la prima assoluta di Rosario Pergolizzi sulla panchina dell'Ascoli. L'ex tecnico della primavera del Palermo è stato ingaggiato in settimana al posto di Massimo Silva per, si è detto, dare una scossa a tutta la squadra dopo i recenti capitomboli e cercare di risalire una china che si è fatta molto pericolosa. Il compito odierno era tra i più impegnativi sul campo di un Novara che nelle ultime partite sembra aver messo le ali ai piedi. I ragazzi di Aglietti non perdono da 8 turni e sono reduci dalla vittoria con il Crotone e dal blitz di Varese. Ascoli inoltre privo del suo totem offensivo Simone Zazza, con Soncini e Fexesin a formare il binomio d'attacco. Arbitro il signor Ciampi della sezione di Roma 1 e subito la formazione piemontese parte a tutto. Ci prova Marianini con un tiro dalla distanza che il portiere bianconero Mauro Antonio vede sfilare alla propria destra sul fondo. Si gioca sotto una pioggerellina costante davanti a circa 3.000 spettatori e Novara che insiste ancora con Marianini, ed è splendida la deviazione in calcio d'angolo di Mauro Antonio, bravo e reattivo il portiere pugliese che sostituisce l'infortunato Gomis, ne avrà ancora per diverso tempo. Prosegue il monologo dei padroni di casa, tiro di Borges, ancora Mauro Antonio pronto alla ribattuta, preoccupato per Golizzi e ne ha ben d'onde, perché tra poco il Novara, lo vedremo, troverà il gol del vantaggio. E nel frattempo c'è ancora questo tiro dalla distanza che fa correre più di un brivido alla sparuta rappresentanza bianconera giunta in Piemonte. Ancora a Novara, siamo al 23esimo, scambio tra Lepellier e Rubino e tiro del giocatore francese, un destro che non lascia scampo al portiere bianconero. Eccolo qua, Lepellier, giocatore francese, ex El Sverona, ex giocatore del campionato belga, un passato anche nella Fiorentina, e Novara, dobbiamo dire, in maniera assolutamente meritata in vantaggio. L'Ascoli è sempre davvero giù di corda. Il sinistro di Pesce, il pallone che sfiora l'incrocio dei pali, il fischio di Ciampi per l'inizio del secondo tempo, continua a crescere l'intensità della pioggia, continua anche il monologo della formazione novarese. Qui Mauro Antonio è attento ancora sull'ennesimo tiro dalla distanza, pochissimo filtro di centrocampo e forse complice
l'assenza di Zaza, che ci prova Fexesin nel primo tiro verso lo specchio della porta che si perde nettamente sopra la traversa. Dicevamo, un attacco dell'Ascoli che appare assolutamente sterile. Il Novare assolutamente invece in controllo, anche se questo colpo di testa di Rubino non fa male. Qualche cambio ordinato da Pergolizzi con l'ingresso di Colomba, di Russo, poi di Montalto all'89esimo. Qui il portiere del Novara, Kosicki, blocca il pallone a terra con assoluta tranquillità. Finalmente un'iniziativa, c'è un tiro dalla distanza di Fossati, pallone che termina però nettamente al lato. Il secondo tempo scorre praticamente senza emozione di grande rilievo. C'è un tiro dalla distanza di Gonzales con il pallone che termina al lato, ma l'Ascoli non ha la forza né la capacità di rendersi effettivamente pericoloso. Il vantaggio del Novara è esiguo, ma si arriva al 90esimo senza ulteriori emozioni. La classifica dell'Ascoli peggiora ulteriormente e visibilmente. Giovedì un match spareggio contro il Grosseto, peraltro quasi virtualmente retrocesso, assolutamente da non fallire al Del Duca. Certo, l'Ascoli, lo ricordiamo, deve recuperare, o meglio deve terminare la partita di Crotone. Si riprenderà dall'1-0 in favore della formazione calabrese dall'inizio del secondo tempo, però la classifica si è fatta davvero allarmante per la formazione di Pergolizzi. Meno male oggi che il Vicenza è stato raggiunto al 90esimo in casa dal Varese. Si è rilanciato anche la Provercelli, che è andata a vincere per 3-1 sul campo di La Spezia, quindi dando per spacciato quasi il Grosseto, che ha 23 punti, c'è la Provercelli a 28, il Vicenza a 32. Queste tre squadre sarebbero al momento matematicamente retrocesse. Poi c'è la zona play-out caldissima con Bari e Spezia a 36, Ascoli a 37 punti. Ricordiamo però che il Bari, proprio mentre stiamo andando in onda, gioca il posticipo di campionato ad Empoli. Insomma, per farla breve, la partita contro il Grosseto è un passaggio assolutamente decisivo nel campionato della formazione bianconera. Proseguiamo con le dolenti note e andiamo a Fano, piazza cara, una delle tante, a mister Osvaldo Iaconi. Tra l'altro, giustamente, mister, mi hai raccontato che oggi a Recanati Omiccioli e Cornacchini erano stati i tuoi allievi in quel Fano che diede un grandissimo dispiacere alla Civitanovese a Perugia ai calci di rigore per la C1. Sì, giocavano assieme. C'era un esordio in assoluto da parte di Mirko, di Omiccioli, veniva dagli allievi, aveva 16 anni. Ottimo libero. Sì, il titolare si era fatto male, ha cominciato a giocare lui e Mirko è rimasto dentro. Così come in porta avevamo Grilli, che era un altro 18enne esordiente. Che ha smesso adesso di giocare. Oltre 40 anni è andato avanti Fabrizio. Quindi sì, giocavano insieme e si vinse il campionato ai rigori. È proprio contro la Civitanovese. Lì era uno spareggio a tre, se non ricordo male. C'era anche il Teramo? Sì. C'era anche il Teramo. Però non c'erano i play-off all'epoca. Al secondo posto terminammo in tre e ci fu un prolungamento, chiaramente, a Terni, dove Teramo, Civitanovese e Fano dovevano giocarsi la salita in C1. Civitanovese e Fano finì 0-0. Fano... Teramo vinse il Fano, poi chiaramente San Benedetto, ormai Teramo non poteva più vincere, non poteva più fare niente, vinse la Civitanovese 1-0, ulteriore spareggio a Perugia, e lì è 0-0, e lì ai rigori poi vincemmo noi. Insomma. Beh, un grande campionato, se non sbaglio fu promosso direttamente il Foligno di Massimo Palanca? No, errore, sì. Sbaglio anno. Brindisi. Ah, il Brindisi, ecco, perdonami. Prego. Comunque fu davvero un grandissimo campionato. E certo, vedere il Fano un po' in queste condizioni fa specie, no? Sì, sì. Diciamo che non riesce a venire fuori da quella situazione che lo vede fluttuare tra quelli che potrebbero uscire dai play-out e rimanere dentro. E non... Parecchie partite, lo seguo e non si riesce mai a fare quel salto che potrebbe permettere un po' più di tranquillità sia allenatore che giocatori. Tra l'altro vediamo con la collaborazione di Paolo Pennesi in regia proprio il tabellino della Lega Pro Seconda Divisione Girone A, le gare della 28esima giornata, anche perché purtroppo dei risultati concomitanti non sono stati favorevoli alla formazione Granata. Ricordiamo che le ultime tre squadre in questo campionato retrocederanno direttamente in Serie D, poi quart'ultima e quint'ultima andranno a disputare i play-out, quindi le distanze cominciano a diventare importanti. Comunque vediamo
I risultati della 28ª giornata: Casale, Giacomenze batte Casale 1-0, Fano Rimini 1-1, Mantova batte Propatri 1-0, Monza batte Alessandria 2-0, Ameda, Bellaria batte Renate 3-1, Sant'Arcangelo e Forlì 1-1, Savona Castiglione 0-0, Valle d'Aosta Milazzo 1-0, Venezia Bassano 2-2, Propatri in testa con 55 punti, Savona 54, Bassano e Venezia 48, Renate 47, Castiglione e Monza 46, Forlì 43, Alessandria e Mantova 40, Bellaria 34, Valle d'Aosta 31, Sant'Arcangelo e Giacomenze 30, Rimini 27, Fano 22, Casale 18, Milazzo 7 punti. Quindi la distanza dal Rimini è rimasta inalterata, sono sempre 5 punti. Il Fano che adesso comunque ha un ciclo di partite impegnativo, non ultima quella con Savona e Bassano, due delle prime tre squadre. Bassano, altra ex formazione di Osvaldo Iaconi, una delle tantissime. Andiamo a vedere comunque il servizio su Fano Rimini, Romagnoli in vantaggio, Fano che riesce a rimediare ad un quarto d'ora dalla fine, vediamo. Ogni mossa sulla pedana richiede una grande precisione. La stoccata vincente nasce dalla combinazione di tecnica e sentimento, proprio come succede con Infissi Design. Le finestre Infissi Design sono costruite per proteggere la tua casa, per garantire risparmio e la quiete. Infissi Design migliora la qualità del tuo mondo. Finisce 1-1 il derby della paura tra Alma, Juventus, Fano e Rimini, un 1-1 che non serve al Fano, serve a poco alla formazione biancorossa che a questo punto, per evitare i play-out, dovrà fare, nonostante un calendario piuttosto amico, un miracolo. Subito la cronaca di questa partita che ha visto il Fano comunque sempre proteso all'attacco, ma un po' secondo la cronaca del campionato, un film già visto. Al settimo è il Rimini con Onescu che non raccoglie un invito da destra di Marras. Di 18esimo bisogna aspettare questo minuto per vedere uno straccio di occasione da gol, è per il Fano, punizione di Sevieri, D'Alessandro di sinistra, non c'entra la porta. 25esimo insiste il Fano e l'occasione è di pregevole fattura. Sevieri in mezza girata, Amaranti ci arriva e chiama al miracolo il portiere Scotti. 26esimo insiste il Fano, angolo di D'Alessandro, testa di Colombaretti, palla alta non di molto. Intermezzo biancorosso con Taddei che fa tremare Proietti, Gaffi, palo clamoroso del fantasista ex Fiorentina. 39esimo Colombaretti centra da destra, Rosini la sporca e Scotti sbriglia. Al 40esimo il gol è un regalo di Proietti Gaffi e non è la prima volta. Calcio di punizione di Taddei, il portierino scuola Roma come può respinge. Morga è il più lesto a centrare. Proietti Gaffi fa sua la sfera, ma poi incredibilmente se la fa sfuggire. Per Rosini è un gioco da ragazzi mettere a segno l'ennesimo gol di questo difensore goleador. Tanta esultanza da parte dei biancorossi e scoramento nei tifosi granata. Il secondo tempo inizia con due cambi per Gadda, con Cazzola e Berretti, per Urso e Petti. Anche oggi una prova da dimenticare per il difensore proveniente dal Foligno. Settimo minuto, Berretti si fa murare da Scotti, grande il portierone ospite sul mediano granata. Undicesimo, occasione da gol a davvero molto molto grande per il Fano con Dal Core, ma dal limite Scotti si oppone ancora alla grande, poi Cazzola è colto in posizione di offside. 14esimo Morga appoggia di testa a Proietti Gaffi che si salva. 20esimo è una fase favorevole al Rimini con Taddei servito da Morga che va via centralmente, prateria per lui, ma il fantasista del Rimini angola troppo la mira. 21esimo Taddei, azione personale, il tiro è fuori di poco. Al 27esimo, quando il Fano sta un po' sulle gambe, approfitta della palla inattiva, punizione di Sevieri, testa di Berretti e gol dell'1-1 che riaccende un po' le speranze granata. Nel finale tutti in avanti, Alma con addirittura tre punte, ma D'Alessandro, 40esimo,
scaglia la palla troppo alto sopra la traversa e Del Core, 41esimo, servito da D'Alessandro, non inquadrava la porta. Erano le ultime occasioni per l'Alma, che ai punti avrebbe meritato qualcosina in più, ma si sa, nel calcio gode chi segna e chi la butta e chi vince. Il Fano purtroppo non è abbonato alla vittoria. Non basta il sesto gol granata per Matteo Berretti, tanta sfortuna. L'Alma se dovrà retrocedere sicuramente lo farà con l'onore delle armi, ma vista nell'ultimo mese e mezzo davvero c'è ben poco da rimpiangere. State giocando bene, state creando occasioni e solo per circostanze diciamo un po' strane le partite non si vincono, Matteo. Sì, sicuramente loro fanno gol alla prima occasione, fa gol facili, noi per trovare un gol ci vuole rimpalli oppure miracoli dopo miracoli del portiere, pali e azioni offensive, facciamo magari gol in una situazione meno limpida di come trovano loro il gol, però noi fino alla fine vogliamo onorare almeno il campionato, vogliamo finire bene, anche perché sono due mesi e mezzo che facciamo grandi partite, però i problemi secondo me erano molto prima, non emergano adesso, però sono stati passati i problemi. Fano, difficilmente la piazza si arrenderà, conoscendo anche i tifosi che non mollano mai, e siamo convinti che non lo farete nemmeno voi, nonostante ci sono 5 punti dal Rimini, che è quart'ultima. Sì, noi non molliamo, anche per rispetto per tutta la città, per noi, per la società, non molliamo, però guardando in faccia la realtà è così. Noi su queste 6 partite dobbiamo tentarne di vincere almeno 3-4, poi vediamo. E sicuramente la squadra non molla, anche perché è diventata squadra forse un po' tardi, però ripeto, da 2 mesi e mezzo è squadra vera e se la gioca con chiunque. L'ultime 6 ci abbiamo qualche partita sicuramente più difficile, però noi giochiamo per onorare il campionato, per cercare di finire nel migliore dei modi. Del campionato di Serie D, oggi abbiamo davvero tantissimi servizi, quindi andiamo anche un po' di corsa. Allora, Presidente Pignotti, una premessa prima di iniziare anche altri discorsi. Fin qui il campionato della San Benettese non può non essere considerato positivo, a mio avviso, visto il vostro cammino. Oppure lo considererete tale, cioè positivo, solo in caso di vittoria del campionato? Dopo l'esperienza dell'anno scorso, siamo arrivati secondi a un punto dal Teramo, quest'anno siamo partiti per vincere il campionato. Ovviamente il non riuscirci lascia l'amaro in bocca, questo sì. Quindi l'obiettivo è quello più che mai. È quello di vincerlo, è chiaro, ci sono gli avversari, quindi massimo rispetto per tutti sicuramente, però l'obiettivo nostro è quello di vincere il campionato. D'altronde la San Benettese, la città di San Benedetto, la storia della San Benettese ci impone di provarci con tutte le nostre forze. Il vostro problema, almeno recente, Presidente, sono stati forse troppi alti e bassi, no? Perché c'è stata la clamorosa rimonta contro il San Cesario. Poi avete perso malamente, lo possiamo dire, a Città Sant'Angelo, grande partita con l'Agnonese, poi perdete a Roma con l'Astrea, vi rilanciate a Iesi e con il Celano in casa, poi ad Ancona un pareggio così così come oggi. Quali spiegazioni possiamo dare, almeno? Le spiegazioni, il più grande rimpianto di queste delle partite che hai elencato sono principalmente la sconfitta con la Renato Curi a Città Sant'Angelo, dove veramente, come diciamo noi, non pervenuti, cioè non ci siamo andati. E poi anche il pareggio che abbiamo fatto a Fidene, la partita dove abbiamo pareggiato 0-0, dove abbiamo creato tantissime occasioni da gol e non siamo riusciti a metterla dentro. Gli alti e bassi ci stanno tuttora, però ripeto, alti e bassi dovuti anche a una serie di infortuni che sinceramente non voglio che siano un alibi, perché abbiamo 23 giocatori e tutti quanti sono sullo stesso piano e hanno la massima fiducia della società, però quando ti vengono a mancare quei componenti su cui tu hai impostato la squadra sin dal precampionato, qualche problema è inevitabile. Un po' di sfortuna ce l'abbiamo pure avuta. Non voglio tornare su un discorso che ho fatto tante volte sulla stampa locale, delle
dal mio punto di vista, delle ingiustizie e dei torti che abbiamo subito. Di questo ci arriviamo, magari anche per affrontare il discorso dei rapporti tra società, arbitri e dirigenti della Lega Nazionale Dilettanti. Perché, Presidente, il vostro allenatore Ottavio Palladini, che pure l'anno scorso vi ha portato quasi alla finale playoff, è così spesso criticato. Ma nel calcio si critica in base ai risultati. Noi abbiamo vinto qualche partita magari dove forse non meritavamo di vincerla, però nessuno ci ha mai criticato se hai guardato il risultato. È ovvio che quando... Ma voi gli fate tipo, degli appunti a Palladini oppure... Noi ci riuniamo sinceramente ogni lunedì, io, Claudio Bartolomei, Giulio Spadoni, Cadello Cimini e Ottavio Palladini, e analizziamo un po' la partita nel suo complesso. Ognuno dice la nostra, poi ovviamente il tecnico che si deve prendere responsabilità e gli oneri, gli onori di quello che ha fatto e di quello che andrà a fare. Si discute su certe scelte, magari uno può essere più o meno d'accordo, però Ottavio credo che abbia creato un gruppo sia l'anno scorso che quest'anno, e qui penso che lo possa testimoniare meglio di me Forgione, dove sono uno per tutti e tutti per uno. Ripeto, paga il fatto di essere San Benedettese? Paga in negativo o in positivo? In negativo. Beh, addio, anch'io sono San Benedettese. No, lui è tecnico, Nemo Proietti in patria. Questo nessuno... Certo, sicuramente Ottavio ci mette quella passione e forse risente più degli altri magari del cattivo risultato della domenica, proprio perché lui è nato, oltre che è nato, calcisticamente, è nato con la San Benedettese, tutta la sua carriera fatta in C, B, A, tutta quanta è partita dal campo dei frati a San Benedetto, come i ragazzini. L'oratorio. L'oratorio, capito? Quindi è nato da lì, quindi è ovvio che lui si senta maggiormente coinvolto, ma lo siamo un po' tutti, perché questa è una società sanbenedettese, siamo tutti di San Benedetto, e la responsabilità si porta sopra le spalle. Fare dirigente, fare allenatore, fare il calciatore a San Benedetto, io con tutto rispetto per le altre piazze, però è pesante. Oneri e onori. Onore, sì. Allora, andiamo a vedere il servizio su San Benedettese Termoli, partita che ci darà anche spunto per qualche riflessione. Intanto vediamo il filmato. L'Imonta Sport è leader indiscusso nella produzione e distribuzione di erba sintetica per lo sport, grazie agli oltre 30 anni di esperienza nel settore. Collabora con le maggiori federazioni internazionali sportive che la scelgono come produttore preferenziale per salvaguardare la sicurezza e la salute dei giocatori. L'Imonta Sport punta da sempre sull'innovazione nei prodotti per outdoor, indoor e landscaping per ogni tipo di sport. Unica azienda in Italia FIFA Preferred Producer, il cui fine è portare prodotti di alta qualità al servizio di club, comuni, associazioni. L'Imonta Sport, playing on a dream. In un Riviera delle Palme ancora immerso nel silenzio, la Samba ciuffa il pareggio allo scadere contro il Termoli, terzo della classe. Si complica la corsa verso la vetta per la squadra di Palladini, che oggi è apparsa vivace ma poco concreta ed incisiva contro i giallorossi di Giacomarro, che si presentavano alla Riviera avendo collezionato 13 punti nelle ultime 5 gare, confermandosi una delle squadre più in forma del girone. Palladini deve rinunciare ancora ad Aquino, Traini, Onesti e Camilli e bara un modulo molto aggressivo con Barbetta tra i pali, Carminucci e Givo esterni di difesa, Marini e Ianni centrali, Scartozzi e Carpani cerniera di centrocampo e Forgione, Santoni e Napolano ad innescare Pazzi unica punta. Giacomarro presenta in campo un 3-5-2 con in bimbo tra i pali, Falco, Fusaro e Maglione sulla linea difensiva, Viteritti e Di Mercurio esterni con Bordi, Cianni e D'Angelo, in mediana il duo Miani-Bartolini in attacco. La gara inizia su ritmi non troppo elevati, ma resta piacevole per tutti i primi 45 minuti, con il Termoli impegnato in lunghi fraseggi nella metà campo rosso-blu per non concedere il pallino del gioco alla Samba. I ragazzi di Palladini provano a pungere con azioni ficcanti, ma le due retroguardie si dimostrano attente e per vedere la prima occasione si deve arrivare al 25esimo, quando Santoni, ben lanciato da Napolano in area molisana, allarga troppo il piattone ed il pallone si perde sul fondo. La Samb prova ad aumentare la pressione da una nuova occasione al 28esimo, Pazzi conquista un calcio d'angolo che Napolano batte sul primo palo per lo stesso Pazzi, che prolunga di testa. Il pallone però finisce alto di pochissimo. Il Termoli non si intimorisce e prova a rendersi pericoloso dopo la mezz'ora, dopo un'azione insistita sulla sinistra
Bordi riceve sulla lunetta, prova il tiro, la sfera carambola sui piedi di Gianni, inganna Barbetta ma sfila al lato d'un soffio. Il brivido però non scuote i rossoblù che non riescono a trovare Varchi, mentre il Termoli si fa rivedere ancora al 38esimo con un tiro velleitario di Falco dalla distanza. La soluzione finisce molto al lato dai pali di Barbetta. L'ultima occasione della prima frazione di gara è ancora di Marca Molisana al 43esimo con Miani che prova a girarsi dentro l'area di rigore ma trova ancora Gianni pronto alla chiusura in corner. Dopo l'intervallo Palladini deve lasciare Scartozzi negli spogliatoi per un colpo ricevuto nel finale del primo tempo, al suo posto in campo Puglia che si fa subito vivo al 47esimo quando Santoni mette morbido a sinistra ma il neo entrato manda al lato di testa la favorevole occasione. Il Termoli prova a rispondere subito ma rischia ancora su iniziativa di Puglia al 51esimo quando sugli sviluppi di un corner ospite il centrocampista rossoblù raccoglie la respinta e scappa 60 metri palla al piede conquistando una punizione da posizione favorevole per Napolano. Il tiro piazzato del fantasista rossoblù però non è troppo pericoloso e chiama in bimbo alla respinta di pugno. Giacomarro corre ai ripari ed arretra i due esterni trasformando il modulo giallorosso in un 5-3-2. Il Termoli si rivede al 57esimo sinistro di D'Angelo dai 25 metri. Barbetta controlla la sfera, finisce sul fondo. È il momento migliore per i rossoblù che vedono i molisani in difficoltà e provano a stringere i tempi. Al 61esimo Santoni centra la sinistra, Maglione deve rifugiarsi in corner per evitare l'intervento di Pazzi alle sue spalle, pronto alla deviazione in rete. Il Termoli alleggerisce la pressione della Samba che inizia ad essere costante al 65esimo ancora con D'Angelo sempre dalla distanza. Barbetta stavolta è attento e blocca. Riversata in avanti alla ricerca del vantaggio la Samba si scopre e viene punita al 72esimo. D'Angelo si infila nel corridoio disegnato per lui da Bartolini e scavalca Barbetta in uscita disperata con un preciso pallonetto di destro che va a gonfiare la rete rosso-blu. A questo punto la Samp si rimpersa completamente in avanti per cercare il pari, Palladini richiama Pazzi per Rascive e poi anche Santoni per inserire Caselli. Giacomarro si copre ancora di più sostituendo Miani con l'ex civitanovese Mandorino ma l'arrembaggio dei ragazzi di Palladini non frutta nitide palle gol fino al 90esimo quando su un cross dalla destra Puglia finisce a terra in area giallorossa. Per Fioroni di Frosinone ci sono gli estremi per la massima punizione che Napolano dopo lunghe proteste molisane trasforma spiazzando in bimbo per l'1-1. I ragazzi di Palladini provano l'assalto finale, l'ex rosso-blu Bordi si becca anche il rosso diretto al 91esimo per una brutta entrata in ritardo a centrocampo su Napolano, ma dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio finale per un pareggio che lascia intatte le distanze tra Samba e Termoli e che, come al solito, favorisce la capolista San Cesario che ora è a 4 punti sulla Samba. La rincorsa al primo posto si fa sempre più difficile. Presidente, noi abbiamo visto e rivisto l'episodio del calcio di rigore e mi sembrava all'inizio molto generoso, invece il contatto c'è stato. Dalla tribuna come l'ha visto questo episodio? Io per correttezza ripeto quello che ho lasciato in intervista. A me il rigore era dubbio. Sinceramente non mi è sembrato, cioè se fossi stato io non l'avrei dato. Io l'ho visto la prima volta e mi era sembrato molto generoso. Poi ho rivisto un contatto c'è stato. Visto dalla tribuna onestamente mi è sembrato molto generoso. Ma questo dimostra la scarsezza degli arbitri che ci abbiamo in questo girone. Scarsezza anche... Assolutamente, scarsezza di personalità e di decisioni. Di questo parleremo. Nicolas, cresciuto nel Boca Juniors, una delle squadre più amate, se non la più amata di tutta l'Argentina e del Sud America, cosa significa essere cresciuto in un vivaio così prestigioso come quello degli Xeneizes, i genovesi come sono chiamati i giocatori del Boca Juniors? È bellissimo stare... di fianco proprio ai giocatori che mo stanno facendo Champions League, Serie A, è una cosa che si vive una sola volta nella vita. Io stando lì proprio stavo proprio come se fosse che stavo a casa mia, ci davano tutto e niente, poi era abbastanza giovane. E poi sei arrivato in Italia. E poi sono arrivato in Italia nel 2009. Senti, tu hai giocato da mezzala, da esterno, da trequartista. Qual è il ruolo che preferisci di più oppure per te pari sono? Il ruolo che mi piace di più è mezza punta. Giocare lì tra le linee è il ruolo che mi piace di più. Poi se devo giocare in tutte le posizioni che mi chiede il mister lo faccio volentieri. Tu hai una spietata concorrenza a centrocampo ed in attacco. Speravi di giocare un pochino di più? No, queste sono decisioni che ha il mister. Poi
sono pronto per giocare in qualsiasi posizione. Presidente, qui abbiamo un ragazzo come Nicolas che è stato pescato dall'eccellenza abruzzese e nemmeno in una formazione di prima fascia. E lui la rivelazione della Samba 2012-2013? La rivelazione insieme ad altri ragazzi. Però lui comunque l'anno scorso ha giocato in eccellenza, però lui ha giocato comunque a Crotone, ha giocato a Catanzaro, poi per problemi, magari lo spiega meglio, si è ritrovato. Perché ti sei ritrovato allora a Tollo, se non mi ricordo male? Vabbè, per dirlo che sono un po' sfortunato nella vita del calcio, perché praticamente io stavo a Crotone in Serie B e stavo per firmare il contratto per 3 anni e poi, vabbè, problemi con il mio ex procuratore, purtroppo alla fine non ho firmato. E poi mi sono trovato a Catanzaro, che la squadra già era quasi fatta, e quindi poi niente, poi sono venuto a giocare in eccellenza proprio per giocare tante partite e farmi vedere di nuovo. La Serie D, che impressione ne hai tratto, visto che è il primo campionato di Serie D praticamente che facevi? Sì, questo è il primo campionato, è un girone molto, molto difficile. Sinceramente non mi aspettavo così competitivo. Mi piace perché avere un girone così competitivo è molto bello da giocare. E ti permette anche di crescere, no? Penso, da un punto di vista tecnico, ti fisico. Ti permette anche di farti vedere per poi salire di categoria. Mister Osvaldo Iaconi, tu oggi hai visto, mi raccontavi, la tua prima partita stagionale in Serie D. Hai tratto probabilmente una grande impressione della Civitanovese, un po' meno dalla Recanatese, ma mi piaceva sapere il tuo pensiero su questo discorso famosissimo dei giovani e degli under. Tocchiamo questo punto dolente, se è dolente. Ma io, visto che se ne parla tanto, spesso, anche forse a livello troppo professionistico, l'ho sempre subito, diciamo, perché quando tu, specie in quarta serie, nella Serie D, devi far giocare 4 ragazzi under, diciamo che la formazione non la fa più l'allenatore, non la fa più per 11 undicesimi l'allenatore, quindi sei costretto a fare qualche cosa del genere e non è nelle tue corde. Potrei portare un aneddoto. Tempo fa chiesi ad un giocatore dopo il ritiro, un giocatore under, se lui era all'altezza, per quello che aveva visto, di poter disputare le partite nel campionato di Serie D dell'Interregionale. Lui molto seriamente mi rispose: no, mister, sicuramente no. Però sorridendo mi ha dato poi un ulteriore suggerimento e mi ha detto, sorridendo, però la carta d'identità gioca a mio favore. Io come allenatore sostengo che i giocatori devono giocare se sono bravi e non perché la carta d'identità impone una scelta obbligata. Perché è un giocatore giovane e l'ultima partita che abbiamo fatto noi in eccellenza, noi del Montegranaro a Tolentino, chiesi poi ai cronisti dopo la partita del perché giocava un portiere come Lori. 95. La risposta non è stata perché è un under, la risposta è stata perché è bravo. Quindi i giocatori, chiamiamoli under, quindi quelli del 94, quelli che dobbiamo far giocare noi, a differenza della quarta serie che è anche i 93, eccetera. I 94 e i 95, se sono bravi, giocano, se no. Oltre al problema che si crea per i ragazzi non di grande talento, che giocano quando sono under e quando diventano over sono dimenticati fra le altre da cose, Dio e dagli uomini. Fra le altre cose, io posso anche ammettere che ci sia una decisione in alte sfere per mettere un obbligo dei giovani. Poi dovrebbero fare anche un resoconto, dopo qualche anno che c'è una regola di queste, per vedere se in percentuale questi ragazzi giovani, quanti ne hanno giocato e quanti poi sono emergono riusciti sul serio a salire magari di categoria o a confermarsi in quella categoria. La percentuale è bassissima, quindi voi, presidente, premettendo che volete abbandonare la categoria, come la pensate su questa normativa? Pienamente d'accordo col mister, assolutamente sì, cioè sono convinto che chiunque allenatore
a un ragazzo del 94-95 che ne vale la pena inserirlo, non è che si vergogna o c'ha paura di metterlo, assolutamente no. Quindi non, però le regole sono queste, le dobbiamo rispettare. E a pensare una squadra di 23 giocatori, se 4 under debbono stare in campo, e oggi come oggi noi abbiamo devono essere obbligatoriamente un 92, 2,93 e un 94. Questo significa che quantomeno dietro ce ne devono stare altri 5-6, perché ci possono essere infortuni, le squadre è più del doppio. E 10 bravi non li trovi. È dura trovarli. Fai fatica a trovare quelli che giocano titolari, bravi. Poi spesso si cerca di isolarli anche in ruoli non decisivi, magari sulle fasce. Poi... E dove lì ci mettono quelli più bravi, gli avversari? Beh, oggi per esempio, mister, se hai visto, la Civitanovese ha puntato forte su Galli, che aveva un tornante a destra, esatto. Con una... per forza. Non a casa ha fatto due gol. Non a casa la Sammettese, cioè noi magari col terzino under del 95 mettono magari la punta forte, cioè sul terzino. Quindi io insisto molto anche sul fatto che poi veramente questi ragazzi, quando passano da under a over, veramente si ritrovano dimenticati. Sì, perché anche noi abbiamo visto dei campionati, noi che abbiamo fatto l'eccellenza 3 anni fa, dei ragazzi che poi non dico che sono scomparsi, però sono rimasti in prima categoria, in promozione. Esatto, purtroppo è così, cioè, questo è un peccato pure, cioè. Assolutamente. Quindi, sì. Siamo debitori con voi dei risultati di Serie D, andiamoli a vedere rapidamente. 28esima giornata, siamo veramente al dunque di questo campionato, ne mancano 6 al termine. Vediamo i risultati che sono maturati oggi: a Miternina, Ancona 1-1, Vispesa Rastrea 0-0, Isernia Celano 1-1, Fidene Marino 1-1, Recanatese Civitanovese 1-4, Renato Curi Jesina 1-1, San Nicolò Maceratese 2-2, San Cesare Ognonese 3-2, Sam Termoli 1-1. Come vedete, quindi ben 5 pareggi su 9 per 1-1. La classifica: San Cesario 60, Samb 56, Termoli 52, Maceratese 51, Ancona 46, Vispesa Rastrea 44, Agnonese 43, Jesina 39, Fidene 35, Renato Curi Angolana 33, Civitanovese 32, Amiternina Isernia 31, Celano 26, Recanatese 22, Marino 19, San Nicolò chiude la classifica con 17 punti. Ovviamente siamo sempre in attesa della decisione del giudice sportivo sul caso Bellucci. Qui la giustizia sportiva in Serie D a tempi biblici, voi ne sapete qualcosa. Col Trivento a fine campionato è uscita. Quando ci avete messo col Trivento? Da gennaio si è saputo a maggio. Tempi biblici, peggio della giustizia. Era il 7 gennaio, se non ricordo male, si è saputo a maggio. Peggio della giustizia ordinaria. E in coda, situazione assolutamente fluida: se il campionato fosse finito oggi, la Recanatese sarebbe retrocessa senza passare per i play-out, perché vi ricordo ancora la regola degli 8 punti. In questo momento la Recanatese è a meno 9 dal sest'ultimo posto, occupato da Amiternina e Isernia. Grande occasione sciupata ieri dalla Maceratese, 9 contro 11, non vince sul campo dell'ultima in classifica, il San Nicolò. Vediamo. Senza acqua si può con Limpo, l'innovativo sistema ecologico di lavaggio auto. A Civitanova Marche, nel parcheggio coperto del centro commerciale Civita Center, c'è l'area beauty a secco per l'auto. Clean Car, concessionaria Limpo per la regione. Prodotti brevettati, più accurati dell'autolavaggio tradizionale. Non graffiano e lasciano un sottile strato di lucidatura protettiva. Non consumano acqua né energia elettrica e non inquinano l'ambiente. Trattamento esterno, interno, tappezzeria, antibatterico, rigenerante per la pelle. Clean Car con Limpo elimina ogni traccia senza acqua. A Civitanova Marche, nel parcheggio coperto del centro commerciale Civita Center, uscita a 14, c'è Clean Car, pulito come nuovo, senza acqua. L'anticipo di Piano Dacio regala emozioni a grappoli tra San Nicolò e Maceratese sotto forma di 4 gol, 3 espulsioni e tante recriminazioni su ambo i fronti. Il De Amicis 2.0 riparte dal 4-3-3 cifaldiano, ma le novità non mancano. Il riferimento centrale offensivo è il Baby Troccoli, mentre a Di Michele sono affidate le chiavi del centrocampo. Nei biancorossi ospiti invece la mente del gioco è l'ex pescarese Luisi, ma i riflettori sono tutti puntati sul temibile tandem offensivo composto dal Melchiorri e dalla vecchia conoscenza della Mana Mariorta, 24 reti in 2 sinora. L'approccio dei locali è buono, Paris è sempre il più intraprendente dei suoi. Prima per poco non beffa Marani con un tiro a giro. Al decimo trova proprio i guantoni dell'estremo ospite dopo una bella iniziativa personale. La reazione marchigiana però è subito mortifera. Corre il 17esimo quando Horta vince un rimpallo, si libera del diretto marcatore e consegna un assist d'oro che l'under Romanski trasforma nello 0-1. Il match è già in salita per la Cenerentola del girone, che però ha il grande merito di non disunirsi. Cogliendo
segnando il pari al minuto 34. La sfida a Paris Marani si ripete, ma stavolta sulla ribattuta il più lesto di tutti è Troccoli, che urla di gioia per il meritato 1-1. Se il San Nicolò è ultimo, però più di motivo ci sarà. La facilità con cui viene saltata l'intera retroguardia al 42esimo con un lancio lungo e imbarazzante. Melchiori ci mette la punta, Merletti è provvidenziale. Il portiere biancazzurro nulla può al primo di recupero quando la fase di sonnolenza difensiva prosegue. La palla sembra un flipper, Orta non perdona e riporta in vantaggio i suoi all'intervallo lungo 1-2. Inizia la ripresa, il San Nicolò è sempre vivo, in questo caso con il fendente di Di Michele. Il cliché del match cambia tuttavia radicalmente al minuto 59. Capitan Petronio becca due gialli discutibili in 30 secondi e si fa espellere. Paris scaglia la sfera addosso all'arbitro Calogiuri di Lecce, che estrae un altro rosso. Risultato San Nicolò in 9 contro 11. Eppure Padovani a creare un brivido a Marani qualche istante dopo, baciando la traversa. Vibranti proteste sannicolesi al 68esimo. L'intervento sulla stessa punta che il direttore di gara giudica falloso e in area per Calogiuri è solo punizione dal limite. Sui sviluppi Ferraioli spreca sulla barriera. L'evidente vantaggio numerico non si vede sul campo. Solo al 78esimo Romaschi chiama l'appello e il neoentrato Ciccarone. La Maceratese si spegne lentamente, i teramani non mollano e all'82esimo centrano l'insperato 2-2. Gabrieli viene lasciato solo soletto nel cuore dell'area e con la sua arma preferita supera Marani. Passano 120 secondi ed è Melchiori a farsi espellere per doppia ammonizione in maniera ingenua. Nei 5 minuti di recupero ci proverà solo Orta, in vano. Finisce con la curva maceratese che fischia sonoramente la propria squadra, rea di un atteggiamento stranamente remissivo. Più che apprezzabile invece la tenacia mostrata dagli uomini di De Amicis, ma il punto guadagnato serve a poco. Per i miracoli ci si può sempre attrezzare. Mister De Amicis, 4 gol, 3 espulsioni, un arbitraggio mediocre e tante recriminazioni. Sì, perché per come è andata la partita, per come l'abbiamo fatta soprattutto nel primo tempo, secondo me meritavamo veramente molto molto di più. La squadra ha messo in campo quello che avevo chiesto, cioè grandissima attenzione, concentrazione, ma anche tantissima qualità. C'è stata intensità, un po' di tutto, e i ragazzi hanno fatto veramente una grandissima partita. Per quanto riguarda il primo tempo, il secondo tempo non riesco tecnicamente a giudicarlo perché secondo me è stata falsata dalle due espulsioni, soprattutto la prima di Petronio, il secondo giallo veramente inventato, quello di Paris ci può stare, è stata una reazione affrettata. E poi comunque il calcio di rigore di Padovano, altre situazioni che mi riesce difficile commentare il secondo tempo. Pareggio che non serve praticamente a niente. Abbiamo fatto una brutta cosa oggi sul 2-1, 11 contro 9, una partita che devi chiudere subito, invece l'hai lasciata aperta e hai dato la possibilità a San Nicolò, che meritatamente ha raggiunto il pareggio. Noi siamo stati molto abbiamo mollato un attimo, pensavamo di aver vinto e questo non deve mai accadere. Molto deluso ovviamente Guido Di Fabio. Presidente, una stagione tormentata la vostra, alcune delle gare più importanti giocate a porte chiuse, con l'Ancona, con la Civitanovese, il Celano e anche oggi contro il Termini, contro il Termoli. Un danno economico e di immagine incalcolabile, anche se immagino voi i calcoli l'avrete fatti e l'avrete fatti anche bene. Lei tra l'altro di recente ha parlato con il presidente Tavecchio. La prima cosa che chiedete, mi corregga se sbaglio, è una maggiore correttezza e soprattutto una maggiore trasparenza nei rapporti con la classe arbitrale. Sì, l'incontro che è stato richiesto da noi era più che altro perché, cioè, noi come San Mattese non è che dobbiamo essere favoriti rispetto ad altri. Questo penso il fatto stesso che oggi, ma non perché per plagieria o qualcosa, dico tranquillamente che secondo me era un rigore benevolo. Generoso. Più generoso. E questo, però noi non dobbiamo essere né avvantaggiati, noi vogliamo essere stare tutti sullo stesso piano. Questo purtroppo come San Mattese non l'abbiamo notato. La disparità di trattamento nelle sanzioni che vengono applicate nei vari referti degli arbitri. Questi arbitri che, ripeto, io non discuto il fatto che in campo si possa più o meno sbagliare un calcio di rigore, una punizione, darla, non darla, sono uomini, ci mancherebbe, ma ci mancherebbe. Ma il fatto quando si vogliono atteggiare a protagonisti, quando li vedi arrivare a Riviera, insomma, sembrano che stiano all'Olimpico, all'Olimpo del calcio italiano, vanno guardando quelle piccolezze che poi è la dimostrazione iniziale della mancanza di lucidità che poi si ripercuote sulla gara, che è inutile che ci nascondiamo. Se uno arrivi che già pensi alle cose
futili, poi in campo non c'hai quella concentrazione che ti dovrebbe contraddistinguere. I fatti che sono successi, io dico, è una battaglia che mi rendo conto che la sto combattendo da solo, ma però vado avanti perché non ho scheletri nell'armadio che mi possono tirar fuori in questa situazione. Cioè io mi sto battendo al perché, il perché non vengono dati i referti, gli arbitri non fanno i referti dentro gli spogliatoi e questi referti vengono messi a conoscenza delle società da subito, così come mi dicono, anche se io non l'ho mai fatta, quindi i professionisti è così, venga così. Cioè io non capisco perché a livello di Serie D questo non possa avvenire. No, i referti arbitrali in Serie D sono peggio dei piani della bomba H. Cioè non ci vengono dati. E a un certo momento questo mi viene il dubbio, che certi referti possano essere fatti successivamente. Come? Non lo so, però il dubbio mi viene. Perché quando sento un guardialì, quando si reputa con la Maceratese, la partita incriminata, l'ultima, dove il commissario di campo, che al momento dell'andar via dallo stadio ci fa i complimenti, mi fa e ci fa a altre persone i complimenti per come si è comportato il pubblico, esce mercoledì. E poi esce fuori questa storia di 40 borghetti. Ma iscritti proprio 40 borghetti. Cioè, non uno di più, non uno di meno. Questo fa pensare, cioè se erano 39 che fa, non mi squalificavi il campo, o se era 41 che facevi. Cioè questa è mania di protagonismo. È questo che mi mette nel dubbio di quello che poi, avviene. Capita. Poi il giudice sportivo legge applica. Applica quello, però è anche il giudice sportivo, cioè che a cui non ci si può mai non dico che ci devo arrivare io a parlare perché non sono nessuno, anche se comunque alla federazione qualcosa diamo, però dico gli organi della federazione potrebbero in qualche modo intervenire, cioè una sanzione, un campionato nazionale dilettanti, una sanzione come viene applicata a noi, 4 partite a porte chiuse, senza l'apporto del pubblico, al di là del fatto sportivo che secondo me ci toglie, ma a livello economico una città come San Benedetto che con il San Cesario porta 5.500 persone in Serie D, parliamo, alla partita. Oggi col Termoli secondo me era una partita da 4.000 persone, con la Civitanovese quando ci hanno fatto giocare a porte chiuse era un'altra partita da 3.000, 3.500, 4.000 persone. Cioè, non si può condannare una società per questa famosa responsabilità oggettiva su cui prima o poi ci devono mettere mano. Perché così non fanno, qui stanno facendo passare la passione al di là, perché poi, cioè quando la gente si comincia a stufare a tirar fuori i soldi, dopo non so cosa si divertiranno più. Che capisce? Cioè, si deve intervenire in questo, è inammissibile, è impossibile andare avanti in queste condizioni. Cioè la Sammettese, queste 4 partite, quantomeno diciamo 100-110 mila euro ce l'hanno tolto. In un bilancio come il vostro sposta. Cioè, pesante, cioè, vuol dire, qua non è che noi siamo io o Claudio Berlusconi, Moratti o Zamberini, noi non siamo questi, cioè siamo persone normali che cercano di fare il nostro meglio con le nostre forze e senza nasconderci soprattutto. Non è che ci nascondiamo a dire qua spendiamo e spandiamo così come, no, questo non lo facciamo. È per questo che io chiedo una maggiore tutela, ma lo dico come sammettese perché ovviamente sono principalmente coinvolto, ma penso che queste sanzioni, anche se in misura minore, sono state fatte pure all'Ancona, se non sbaglio, alla Jesina, correggetemi se sbaglio. Derby con l'Ancona a porte chiuse da 5.000 persone. È qui che si deve intervenire, è qui che la federazione, cioè gli organi competenti debbono intervenire. Cioè se non si riparte da questo, prima o poi qua passa la voglia di partecipare, così come passa la voglia quando sento parlare di riforma dei campionati. Cioè dice facciamo il ripescaggio e mettono in ripescaggio una fiduzione di 800.000 euro, cioè questo significa ammazzare le società, cioè significa ammazzarle, se essere forse fuori da ogni logica. Ma ogni logica, cioè qui si deve, dobbiamo scendere un attimino tutti con i piedi sulla realtà. Io credo che continuare a vivere nei palazzi di vetro, cioè parlarsi sempre fra di loro e dirsi sempre le stesse cose, è chiaro che hanno sempre ragione loro. Cioè, dopo andiamo a vedere fuori, andiamo a vedere la realtà e le difficoltà che si possono trovare nelle società, nei giocatori, nei dirigenti, cioè, andiamoli a vedere, accettate un confronto, l'abbiamo proposto più volte, io ho chiesto di parlare più volte con il disegnatore degli arbitri della Serie D, ma non per cercare di capire il perché di certi comportamenti, capire il perché di questi referti che spesso non combaciano con quello che 4.000 persone vedono, l'arbitro ha visto una sola. E anche il commissario di campo. Che il commissario di campo, cioè, ha visto, capisce questo, e non ci si può parlare. Cioè, questo guarda, veramente è assurdo. Cioè, se può parlare col Presidente della Repubblica, non si può parlare con questo. Cioè,
qui stiamo veramente rasentando. Io volevo sentire, scusami, prego, Presidente, da Osvaldo Iaconi sul discorso. Noi tra l'altro nelle nostre trasmissioni, lo vedete, non è che diamo addosso agli arbitri, anche se magari qualche volta lo meriterebbero, evitiamo anche moviole, siamo proprio della convinzione che l'arbitro, soprattutto in un campionato come la Serie D, che è comunque la quinta divisione nazionale, può sbagliare come sbaglia il giocatore, come il giocatore più del giocatore. Sul discorso dell'atteggiamento però, Osvaldo, tu hai un'esperienza pluridecennale. Noti anche in eccellenza o nelle categorie che hai frequentato questa cosa? Beh, faccio riferimento magari ad una casistica a livello di Serie A, poi dopo dobbiamo scendere. La casistica dice che su 100 fuorigioco sbandierati, a livello di Serie A ne sbagliano 3 o 4. Ed è una cifra bassissima, no? Alle quali poi diventa difficile appellarsi, no? Era fuori gioco, se su 100 volte si sbaglia 3 o 4, quindi dovrebbero essere assolti i guardalini, i segnalini, eccetera, eccetera. Però più si scende, più queste cose aumentano. E come c'è l'errore da parte dell'allenatore, da parte dei giocatori, dobbiamo mettere in conto anche l'errore da parte dell'arbitro e del guardalino. Sì, questo sì, però... Ora... L'arbitro che si atteggia protagonista assoluto mentre dovrebbe essere un coprotagonista insieme a tanti altri, tu lo noti oppure no? Questo... non su tutti. Chiaramente non su tutti. Stiamo parlando del carattere di una persona che fa l'arbitro in quel momento. Io dico sempre ai miei ragazzi, quando magari ci sono le partitelle, no? Fai l'arbitro, se ce n'è uno che reclama, ma io farlo non glielo do mai. Devi imparare a star zitto. Semplice. E li trovi anche in certe categorie. Altro aneddoto? Abbiamo magari un minuto? Prego. Siamo a Venezia col Castel di Sangro. Stiamo facendo 0-0, che per noi a Venezia era un risultato importante. Negli ultimi 10 minuti... Serie B parli. Parlo Serie B. Metto dentro un giocatore che... Era un giocatore che teneva palla, prendeva le punizioni, rompeva il gioco, rompeva il ritmo. Nucini era l'arbitro. Pelato, no? L'arbitro. Lo ricordiamo. Ok. Nucini di Arezzo. Mi fischia una punizione a favore, me ne fischia un'altra. Ad un certo punto non ne fischia più su questo ragazzo. Finisce la partita, al 93esimo sul calcio d'angolo perdiamo 1-0 e lì c'è collegato poi un triste ricordo, perché da quel rientro muoiono due ragazzi nostri il martedì successivo da Venezia. Comunque, vado là vicino cortesemente, chiedo, lui sorridendo mi risponde: mister, c'era un gioco che andava e veniva, il fatto di stabilire se faceva apposta oppure no mi ha convinto a non fischiare più. Ha preso una decisione, giusto o sbagliata, io ho sorriso e gli ho stretto la mano. Aveva preso una decisione, non poteva stare a vedere, a significare. Quindi chi mi dice che anche nelle categorie come le nostre ci possono essere situazioni di questo tipo? Comunque io, scusami, sul discorso del Presidente Pignotti, cioè la trasparenza è veramente fondamentale, no? Perché la trasparenza dà alle società anche la maniera di muoversi e la certezza, tra virgolette, del diritto. D'altronde la trasparenza è stata inaugurata da Gorbaciov nell'Unione Sovietica nell'85, la glasnost, e per certi aspetti veramente non si capisce perché questi referti debbono rimanere top secret sino al mercoledì. Poi il mercoledì pomeriggio magari andiamo a leggere il comunicato ufficiale, arrivano delle vere e proprie mazzate, pesante. Sotto certi aspetti assolutamente pesante, ingiustificabili, che rischiano in questo caso veramente di condizionare il campionato. Poi c'è anche quella discussione che non ci si può parlare da sempre, no? Ma ora io dico, se non l'hanno fatto quando c'era Rai 1, Rai 2 e forse Rai 3, quando c'era il calcio era così, no? Una volta. Figuriamoci se si mettono a parlare anche gli arbitri con tutti i network che ci sono. Io credo che non si finisce più, quindi fanno bene a non rilasciare dichiarazioni. Sì, ma la stampa d'accordo, però nel rapporto arbitro... Ah beh, quello che è il dirigente magari una spiegazione, certo, la può anche dare. Certo. Chiaramente, può, certo, chiaramente, certo, ma sempre nei limiti della correttezza, sì, o dell'educazione.
Io credo che un arbitro che va a San Benedetto, che va a Ancona, che va in qualsiasi parte, non dico che sia tenuto, deve comunque dare, se richieste, delle spiegazioni nell'ambito del regolamento. Sì, e nell'ambito... Abbiamo visto l'ultima polemica che è nata a Pescara? Sì, certo. Ha detto imparate a stare zitti durante la... Cioè, e allora dopo veramente viene fuori un pandemonio che non finisce più. Questo è un discorso molto molto più ampio, però sulla faccenda dell'atteggiamento secondo me ci sarebbe veramente da parlare e anche da educare. Poi spesso la federazione, cioè la Lega dice la collaborazione, arbitri, società, ma cioè, non deve essere solo da una parte, non è la collaborazione, cioè deve essere per forza. Se è unilaterale, io per esempio ho una grande stima dei ragazzi, degli arbitri che vanno nelle categorie dilettantistiche, soprattutto nelle categorie dilettantistiche più basse e veramente per un centesimo fanno dei grandissimi sacrifici, per carità, è l'atteggiamento. Quindi qui noi parliamo di una cosa diversa, a prescindere dal rispetto che abbiamo, credo, tutti nei confronti della classe arbitrale, però sull'atteggiamento, sull'educazione, sul rapporto, sulla trasparenza, secondo me dobbiamo fare passi da gigante. Calcio d'indizio, perché altrimenti Romina ci fa segni amichevolmente minacciosi. Andiamo al nostro concorso. Primavera è ormai alle porte. Siete pronti per il cambio stagione? Niente preoccupazioni, perché noi, per voi, abbiamo un quiz passepartout, un quiz quattro stagioni. Benvenuti a Calcio d'Indizio. Iniziamo a dare il primo suggerimento. Ebbene, il nostro personaggio misterioso era una vera rarità, perché poteva essere definito davvero fedele. Il grande Gino Bramieri lo voleva nella mia, volevo dire nella sua Inter. Terzo indizio. Nella sua carriera segnò soltanto due reti, ma una di queste valse la salvezza in Serie A alla sua squadra. Chi di voi pensasse di aver indovinato il personaggio misterioso può inviare nome e cognome al numero che trovate in sovrimpressione. Bene, la regola questa volta cambia, perché la regola questa volta è indirizzata a un personaggio specifico. Andrea Verdolini, niente suggerimenti ulteriori. Grazie. Possiamo dire però che non era un attaccante. Rettifico, stavolta te lo concedo. No, mister, non devi dire nulla, il concorso è serio, abbiamo il notaio che tu non lo sai, ma è dall'altra parte che cassa tutto quello che diciamo. Diciamo che non era un attaccante, centinaia e centinaia di presenze in Serie A. Fedele. Anche nel Padova? No, assolutamente no. Poi a microfoni spenti magari te lo dico, fidandomi della tua riservatezza. Allora, chi pensa di avere la soluzione, il numero al consueto... numero degli sms, dei messaggi. Noi ci prendiamo una piccola pausa, poi parleremo di Porto Recanati, di Recanatese Civitanovese, di Ancona, Jesine e tanto altro ancora, tra poco.
Ehi. Sto facendo. 1, 2, 3. Funziona. 1, 2, 3, 4, 5.
Bentornati in diretta con noi alle Marche nel Pallone. Iniziamo ora a parlare di calcio giovanile. Lo facciamo con una società storica, il Porto Recanati Calcio, ed esattamente con il presidente Fausto Pigini. Io qui leggo una serie infinita di successi, successi intendo importanti giocatori che insomma sono stati ospitati e prodotti tra virgolette dalla vostra realtà. Ne posso citare alcuni: Luigi Piangerelli, Giacomo Piangerelli, Panetti, Beniamino Di Giacomo, fino ad arrivare a Mordini del Cesena. Insomma, qual è il vostro segreto? Se ce lo volete rivelare, ovviamente. No, non c'è un segreto, però lei ha torto a tantissime altre. Eh beh sì, infatti sarebbe veramente una lista infinita. Mi piace ricordare Monaldi, fratelli Morra, Boccolini, chi più ne ha più ne metta. E magari se parliamo di Mordini al Cesena, che è un ragazzino che ci è andato l'anno scorso, mi piace ricordare Sbaffo al Chievo 3 anni fa. E proprio l'anno scorso abbiamo mandato un altro ragazzino al 97, Ficola all'Atalanta e Maresca al Cesena, quindi sono 3 ragazzi che sono usciti nell'ultimo anno, quindi questo è, diciamo, è vanto per il paese di Porto Recanati. Credo, ma non so se qualcuno possa smentirmi, per tutti gli abitanti che fa Porto Recanati, credo che siamo tra i paesi in Italia a aver dato più calciatori al calcio professionistico. Stando ai numeri, sembra proprio di sì. Il segreto forse, ritornando al passato, è un po' il punto di riferimento dove tutti noi, compreso io, siamo passati, cioè per il famoso campo dei Salesiani, dove tutti hanno fatto i primi calci, insomma. Questo era, credo che poi Porto Recanati in maniera particolare, insomma, aveva sempre vissuto il calcio con tantissimo entusiasmo, ecco, quindi. E anche ad oggi voci di corridoio narrano che ci siano dei ragazzi interessanti sotto alcuni aspetti. Possiamo dare dei nominativi? Vogliamo scaramanticamente celarli ancora? Guarda, facciamo così. Non glieli dico, però ci sono 2 ragazzi che sono al torneo delle regioni, uno con la Juniores e un altro con i giovanissimi, e proprio ce ne abbiamo un altro in prova con il San Marino, che ce l'hanno quasi richiesto, però meglio prima chiudere. Quindi ci sono delle società oggettivamente già molto interessate. Sì, sono tutti ragazzi tra l'altro molto giovani, quindi che non arrivano nemmeno all'età degli under, cioè anche di meno. Quindi questo è un entusiasmo, però fa parte di un progetto. Io 3 anni fa, quando ho iniziato, diciamo così, sono arrivato in società, avevo notato qualcosa che non andava. 200 ragazzi del settore giovanile e un solo titolare di Porto Recanati in prima squadra, tra l'altro in promozione. Credo che siano delle cose che non combacino proprio, anche perché un responsabile del settore giovanile guarda il presidente e dice: certo, vabbè, ma io cosa sto a fare? Insomma, questo è un dato che sicuramente non si sposa con un problema. Noi invece abbiamo pensato che proprio da lì dovevamo attingere per poter far fronte alla prima squadra. Ecco. Infatti ad oggi abbiamo una fitta partecipazione, insomma, di ragazzi che provengono dal vostro settore, sì, giovanile in prima squadra. Sulla rosa diciamo che ce ne sono 21 su 25. Ecco, quindi un pochino anche l'impronta data dal mister Possanzini, diciamo, per giovani, quanto riguarda giovani, mezzo giovani. Ecco, quindi, appunto. L'età media della rosa è 20 anni, quindi quest'anno, diciamo così, abbiamo avuto, quando ci siamo seduti a tavolino e abbiamo fatto la rosa, devo dire a giugno, non pensavamo nemmeno magari a dei risultati così importanti dal punto di vista dei risultati. Pensavamo di far crescere alcuni ragazzi e di fare un campionato tranquillo, ecco, invece salvaggio. I risultati ci sono stati, ne abbiamo qui la prova. Sì, questa è la prima cosa che mettiamo in bacheca. Esatto, quindi onestamente oggi è una partita esaltante che va a coronare un pochettino quello che è il nostro modo di giocare, il nostro modo di stare in campo, e quindi quello che tutti i giornali, insomma, ci danno come, così, come DNA, via, giochiamo a calcio, o perlomeno ci proviamo. Questo poi magari con alcune volte pagando, no, conseguenze, perché quando si è giovani e si prova a giocare al calcio, delle volte in qualche campo pesante abbiamo patito, diciamo, e abbiamo, sì, lasciato pegno. Ecco, però noi siamo soddisfatti così, questo, torno a ripetere, il primo risultato che ci dà estremamente soddisfazione. Siamo ancora in corsa per quanto riguarda il campionato, siamo abbastanza lontani di fronte, abbiamo una squadra sicuramente più importante della nostra, però vabbè,
ci sono ancora delle partite, noi viviamo la giornata passo dopo passo, vedremo la fine del campionato dove saremo. Ad Antonio Pantalone volevo chiedere un attimino una spiegazione un po' più dettagliata di in che cosa consiste il vostro settore giovanile, cioè la struttura effettiva, quanti ragazzini sono iscritti, quali sono tecnicamente i campi a cui vi appoggiate? Ma come ragazzini abbiamo 200 ragazzini circa che vanno dai primi calci alla juniores. Le strutture sono lo stadio di Porto Recanati e viene svolto tutto il lavoro all'interno di queste strutture qui. Ci sono allenatori che prima di tutto mettono la passione per i ragazzi e per il calcio, che li seguono e cerchiamo di dare a Possanzini il più materiale possibile su cui lavorare. Questo nome riecheggia in continuazione, quindi diciamo che l'impronta, la svolta in qualche modo è stata anche stimolata dalla partecipazione del mister, che come abbiamo detto è giovane e quindi spinge i giovani ad avere uno spirito sempre molto più partecipativo in qualche modo. È molto coinvolgente, diciamo, nei confronti dei ragazzi e comunque la politica della società è quella di dare più giovani possibili su cui lavorare. L'obiettivo è quello, costruire i giovani in casa e non andarli a cercare chissà dove. È una filosofia che fino a questo punto paga, speriamo, incrociamo le dita affinché continui a pagare. Con i ragazzi del Porto Recanati Calcio continueremo a parlare più tardi, intanto lasciamo spazio alle immagini della partita Recanatese-Civitanovese. Progetto Sport SRL presenta allo Sporting Club dei Fratelli Farina di Recanati il nuovo campo in erba sintetica Calciotto, un manto erboso con le caratteristiche più valide per far divertire i ragazzi in sicurezza e farli crescere insieme, non solo con le regole del calcio. Il nuovo campo in erba sintetica Calciotto è presso lo stadio comunale Nicola Tubaldi di Recanati, in via Girolamo Moretti. Info e prenotazioni 347 3737 766. La partita del si salvi chi può è stata una sorta di monologo della Civitanovese che ha dominato in lungo e in largo in virtù di un tasso tecnico superiore abbinato ad una buona dose di cattiveria agonistica e ad un approccio ottimale. Vista oggi la posizione di classifica dei rossoblù è inspiegabile, ma al completo questa squadra è un'altra cosa. Pochissime compagini possono vantare giocatori del calibro di Biso, La Vista e Moretti ed in attacco il rientro di Covelli dopo 5 turni è stato fondamentale. Aggiungeteci una difesa ermetica che non ha concesso nulla ed il verdetto diventa più che logico. Giovanni Cornacchini. Impalpabili in colori contro il Marino, oggi invece una prestazione maiuscola. Sarà perché la Civitanovese sarà al completo? Beh, sicuramente quando i giocatori ce li hai tutti a disposizione cambia dal giorno alla notte, anche il discorso di Ciccio Covelli davanti ti dà fisicità, un giocatore che si sa muovere molto bene, quindi secondo me al completo noi siamo una buona squadra, soprattutto poi in un campo dove tu puoi giocare a calcio, quindi quando tu hai giocatori come Biso, La Vista, giocatori che hanno qualità tecnica in un campo del genere, secondo me riescono a dare ancora molto, molto di più rispetto a quando poi hai una situazione di campo non favorevole. E poi soprattutto perché quando sei al completo la realtà è che le cose cambiano. Nel tuo piano partita c'era questa partenza sprint e il giocare molto sulle palle aeree? Ma noi abbiamo cercato di preparare la partita soprattutto con Galli e Giorgio La Vista che devono andare ad attaccare i due difensori giovani loro, quindi su Giorgio Galli soprattutto con la palla sopra perché di testa è quasi insuperabile, quindi La Vista che veniva anche tra le linee, insomma a dare fastidio al loro tipo di gioco. Avevamo preparato in una certa maniera, secondo me le cose sono andate bene, poi mi sembra che anche se fosse stato un rigore abbastanza grosso su Moretti nel primo tempo, che mi sembra che dal rumore mi sembrava che ci fosse stato, quindi i ragazzi hanno fatto una partita, dico, un primo tempo bellissimo, un secondo tempo un po' di sofferenza, però bene insomma. Sì, però quasi impeccabili anche nella gestione, in fondo avete corso pochi rischi. Sì, abbiamo corso non tantissimi rischi, ma poi sapevamo che insomma la Recanatese veniva da due risultati importanti, quindi pareggio Macerata e la vittoria con l'Ancona gli avevano dato grande fiducia, quindi sapevamo delle difficoltà. Però hanno fatto bene, sono molto contento. Vittoria fondamentale per la classifica ma anche per la vostra autostima. Ma per tutto, perché ripeto,
Io sono convinto da un po' che lo dico, che quando tu hai a disposizione tutta la rosa al completo, secondo me il valore è un valore importante. Ma almeno da quinto posto, non da quintultimo. Ah, vabbè, sì, no, adesso da quinto posto non lo so, ma insomma hai dei giocatori che hanno qualità, quindi. Per restare sul pezzo, la salvezza ovviamente è ancora tutta da conquistare. La salvezza è fino all'ultima di campionato, sarà complicato. Però oggi è una risposta importante un pochettino a tutti, insomma. L'errore della Recanatese, peraltro ammesso da Miccioli, è stato forse quello di volersela giocare la contesa invece di attendere e ripartire. Forse sarebbe cambiato poco ed inoltre necessitava un atteggiamento diverso, feroce, fattore che invece è volenti o nolenti mancato. Il racconto della gara narra di occasioni a grappoli per Citanò ed il tiro di Cavaliere che Tubaro respinge in due tempi è un lampo nel buio. Al decimo il vantaggio, assist di Biso per Covelli, cross sul secondo palo con Galli che sovrasta Bruciapaglia ed insacca di testa. Sassata di Moretti, Paniciare spinge, Patrizia è pronto e anticipa Galli. Un tiro a botta sicura di Biso viene poi intercettato da Bruciapaglia. La Recanatese prova a reagire, punizione di Marchetti alzata da Tubaro sopra la traversa. Sull'angolo Curzi di testa da distanza ravvicinata, provvidenziale il contrasto di Ecani. Poi riprende la rumba ospite, angolo di Moretti, Palombella che scavalca i difensori, Biso in zucca in rete. Ancora Galli, serve al limite la vista, Rasoterra fuori di poco. I rossoblù allentano il ritmo, l'arbitro ignora un fallo in area di Gigli su Moretti, il rigore sembrava solare. Nuovo cross di Botticini al 41esimo, va a vuoto Patrizzi, la vista spedisce al lato. Ripresa in campo Jacoponi per Racchini, Mallus scivola, ci sarebbe una chance per Rossi che non è reattivo. Ripartenza 3 contro 2, la vista serve Covelli, Patrizzi si immola, pallone in calcio d'angolo. Patatrac difensivo giallorosso al 23esimo, si scontrano Paniccia e Patrizzi con Covelli che può appoggiare tranquillamente in rete, 3-1. Gara in ghiaccio, solo il tempo per la rete della bandiera firmata da Moriconi su tiro dal limite di Giglia all'80esimo e la doppietta personale di Galli a tempo scaduto. Poco prima il grande ex Nicola Moretti non se l'è sentita di infierire. Omiccioli negli spogliatoi si assume tutte le responsabilità. Mister, gara nata male, proseguita peggio e finita con questo 4-1 sul quale credo il verdetto è pienamente legittimo. Sì, non ho sicuramente niente da dire. La Civitanovese ha meritato di vincere perché ha giocato meglio, ha approcciato meglio la partita. Però d'altronde il primo tempo ci ha messo in difficoltà, non siamo mai entrati in partita. Poi il secondo tempo avevamo provato a fare qualcosa, poi è nato il terzo gol e da lì comunque è finita la partita. Comunque merito alla Civitanovese, noi d'altra parte siamo mancati, però questa sera non è che voglio salvare i miei giocatori, perché li salvo solo perché io dico che ho sbagliato in alcune cose, dovevamo affrontare diversamente la partita, io non li ho aiutati, questo mi preme dirlo, perché quando si sbaglia è giusto ammetterlo, io ho sbagliato e di questo è venuto fuori, magari avrei fatto altre scelte, tutto quanto, con questo non vuol dire che magari si vinceva o si riusciva, però sicuramente avrei agevolato meglio a far meglio la squadra, ecco, in questo non ci siamo riusciti e me ne prendo io per intero le mie responsabilità. In campo mister, cosa si poteva fare di diverso, ammesso che fosse servito a qualcosa? Ma non è che dovevo giocarla in un'altra maniera, nel senso che non dovevo giocarla io, dovevo giocare sull'avversario, non l'abbiamo fatto, non l'ho fatto. E non perché sono stato presuntuoso, è vero che devi anche arrischiare qualcosa, devi vincere, però dopo l'1-0, il 2-0 magari non potevo più cambiare, mi sono rammaricato di quello, perché d'altronde dopo non era più giusto cambiare, perché dovevi comunque riprovare a riprendere la partita, non ci siamo riusciti, però è prima che dovevo fare altre cose, e ce l'avevo, però sono andato magari per poterla vincere, pensavo che la squadra, nel senso dopo due risultati positivi importanti, magari riuscisse lo stesso a fare un certo tipo di lavoro, e questo peccato io. Ecco. Un allenatore che si assume in pieno le responsabilità di una sconfitta. Intanto abbiamo Romina, il vincitore del calcio d'indizio, invitiamo
il nostro telespettatore a fornirci, lo avviseremo tramite SMS, a fornirci nome e cognome, poi ovviamente lo contatteremo per il ritiro dei premi. Il personaggio misterioso era Pino Brizzi, bandiera della Fiorentina, campione d'Italia del 1969. Sostanzialmente parte una parentesi a Macerata prima dell'inizio della sua carriera in Serie A e proprio al termine poi in Serie D. Pino Brizzi ha sempre giocato nella Fiorentina. Qualcuno ci ha scritto di Gino Bramieri, esatto, Gino Bramieri era proprio all'epoca un dirigente dell'Inter, incontrò per caso Pino Brizzi in un negozio di Firenze, fece di tutto per corteggiarlo e portarlo a Milano. Allora era un libero di gran voga ovviamente Pino Brizzi, ma non ci riuscì. E con Osvaldo Iaconi scherzavamo, il vincolo era una cosa seria, Osvaldo, a quei tempi, molto seria, praticamente legato a vita ad una società, volenti o nolenti. Nicolas, hai visto con grande interesse, ho visto il servizio sulla Civitanovese, giovedì vi aspetta un osso molto duro da rodere, un grande avversario. Che impressione ne hai tratto della Civitanovese? Sì, ho visto una grande Civitanovese, a prescindere che loro stanno un po' messi male in classifica, però come diceva il mister Cornacchini, che quando una squadra c'è tutta la rossa è molto diverso. Si gioca alle 19.30, per l'ennesima volta ci sarà un divieto di assistere alla partita per i tifosi della San Benedettese, more solito, quindi danno ulteriore per la Civitanovese, perché ci sarebbero stati minimo 1.000 spettatori da San Benedetto a Civitanova, ma ormai purtroppo ci abbiamo fatto il callo. Presidente, c'è un altro argomento a San Benedetto di stretta attualità, parliamo della trattativa, se c'è e a che punto è per la cessione della San Benedettese, che in questo momento è in mano a lei e al suo vice Claudio Bartolomei. Premesso che è dura, come lei ha detto, portare avanti un club come la San Benedettese, questi contatti a che punto sono? Sono rose che fioriranno? Ma questo non lo sappiamo. Sono a livello, proprio a livello di informazioni. Semplici informazioni di qualcuno che si è fatto avanti nell'eventualità di voler acquistare, di acquisire la maggioranza del pacchetto societario della San Benedettese, però cioè dire che è una trattativa, no, a livello di informazione. Ho letto che queste persone che potrebbero essere interessate saranno da voi il 7 aprile in occasione di una partita casalinga? Verrebbero a vedere, vorrebbero venire, ma saremo ben volentieri. Questa è una delle trattative, perché trattative, cioè in pratica di informazione... I pur parlé ce ne sanno diverse. Tante, cioè l'anno scorso pure 4-5, però... Ripeto, quando si arriva al momento importante, come dire, poi magari qualcuno ci ripensa. Abbiamo centinaia di che messaggi, ovviamente... uno diceva di Fabio, allenatore della San Benedettese. No, abbiamo Palladini. Vabbè, qui è fantamercato. Assolutamente sì. Totalmente fantamercato. Torniamo al discorso di giovedì. Il San Cesario gioca a Roma contro la Strea, derby in famiglia Ferazzoli. A pensar male un romano diceva si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca. No, sinceramente penso che i calciatori sia del San Cesario. Comunque che la Strea è in corsa per i playoff. Io penso che i calciatori sia della Strea che del San Cesario si giocheranno la loro partita nel rispetto delle regole sportive. Poi che gli allenatori siano fratelli, questo non è che se uno si può impedire a un altro per dei rapporti di parentela, ecco. Io mi auguro. Cioè sono sicuro che i calciatori sicuramente daranno il tutto, sia perché la Strea appunto è in corsa per partecipare ai play-off, quindi San Cesario deve giocare appunto per il campionato, ma pensare che magari ci scappa un pareggio. Dobbiamo purtroppo, Presidente, in queste condizioni sperare anche nelle disgrazie altrui, cioè del San Cesario nella fattispecie. Il campionato del San Cesario è legato a doppio filo alle marchigiane, perché loro avranno Ancona e Maceratese in casa, poi due trasferte a Civitanova e Iesi. Ma anche noi abbiamo giovedì la Civitanovese, poi dovremmo andare a Pesaro, se mi ricordo, se la penultima o l'ultima, qualcosa del genere. No, l'ultima dei Canati, sì. Allora forse la penultima della trasferta. Esatto, la trasferta. Però per noi adesso diventa 4 punti, a 6 giornate dalla fine. Ritengo sulla carta che abbiamo un campionato forse più abbordabile per noi, però... In mezzo al campo ci stanno gli avversari e noi sono 6 partite e debbono essere 6 vittorie. Non è che ci abbiamo altre, non possiamo fare calcoli, la tabella è pareggio, semplice. Vinci, cioè lì devi puntare a vincerle tutte e col massimo impegno si deve puntare a vincere. Ci avremo delle avversarie davanti importanti, tipo giovedì che affrontiamo la Civitanovese, che sono pienamente d'accordo con quello che diceva il mister della Civitanovese, quello che poi diceva all'inizio della Sammettese,
nel momento che tu hai tutta la rosa al completo è diverso per l'allenatore, è diverso per i giocatori, insomma c'è una scelta migliore. Poi la Civitanovese sulla carta, voglio dire, parliamo di giocatori tipo Mallus, Covelli che abbiamo da San Benedetto, Biso, Galli, La Vista, cioè tutta Moretti. Gente che è Moretti, tutta gente che in campo fa la differenza. Moretti l'avevate cercato anche voi, Presidente? L'anno scorso, sì, quest'estate, l'abbiamo cercato, poi per ragioni economiche, perché tanto noi non è che ci dobbiamo nascondere a questo, non si è trovato l'accordo, così come l'anno scorso contattammo Galli quando stava a Sant'Egidio. Poi magari non si raggiunge degli accordi, perché comunque abbiamo un budget ben prefissato. Siamo in due pesanti, molto pesanti. A proposito del lato economico, ho letto, mi corregga se sbaglio, che voi state pagando la sesta mensilità di questo campionato. Dobbiamo pagarla, dovremmo pagarla a giorni, come l'ho detto ai ragazzi venerdì, penso che entro la prossima settimana... L'avete un po' di più della sesta, gli ho promesso. Allora, andiamo a vedere la partita dell'Ancona scoppito contro la Minternina. Anche qui c'è stata qualche polemica perché la gara ufficialmente era porte chiuse. Secondo Favo, porte chiuse non erano proprio. Sentiamo. Pari di rigore ha scoppito tra Amiternina ed Ancona, che non accontenta nessuno. I giallorossi di casa volevano i tre punti per allontanare la zona play-out, i dorici per avvicinare le quattro squadre che li precedono. A fine gara il mister marchigiano Favo parte sparato con una polemica sul numero delle persone presenti in tribuna, visto che la gara era a porte chiuse e l'accesso consentito ad un massimo di 75 persone tra tesserati delle due squadre, osservatori accreditati e stampa. Era doveva essere una partita a porte chiuse e mi sembra che è stata una partita a porta aperta, perché li volevo anch'io 50 persone mie intorno, visto che c'erano più di 50 persone, mi deve spiegare la Lega, non lo scovello... la società di casa, perché io non posso portare 50 persone mie, visto che era a porte chiuse. Non si fa attendere la replica del sindaco di Scoppito, Marco Giusti, che piuttosto stizzito replica così. Certo, mi sarei aspettato da chi rappresenta una società così blasonata come l'Ancona un atteggiamento diverso, non commenti per quanto riguarda le porte chiuse o aperte. Proprio in previsione dell'ospitare l'Ancona abbiamo portato il numero degli ingressi da 50 a 70, proprio per permettere gli accreditati. E c'erano gli organi preposti a controllare, quindi mi sembra una polemica da chiudere assolutamente qui. Passiamo al calcio giocato per raccontare di una gara in cui i due numeri uno sono stati ben poco impegnati per tutto l'arco della gara. Entrambe le compagini infatti hanno trovato serie difficoltà negli ultimi 16 metri. Due sole note di cronaca nel primo tempo: al 18° Ruffini raccoglie una respinta della difesa giallorossa e calcia in porta, ma il tiro è facile preda di spacca. Al 35° Cavallaro fa partire un insidioso cross in aria, ma Bricca da due passi in allungo riesce soltanto a sfiorare. La ripresa si apre con una fulminea ripartenza biancorossa, fuga sulla sinistra ancora di Cavallaro, assist per la corrente Bricca che chiama spacca al grande intervento di piede. L'Ancona insiste, prova ad attaccare, ma la Minternina si difende bene e non rischia praticamente nulla. È anzi la squadra di casa a creare i pericoli maggiori. Al minuto 27 proteste dei ragazzi di Angelone, un rinvio di spacca finisce direttamente nell'area avversaria dove la Briola tocca con una mano, ma De Luca di Ercolano non vede. Quattro minuti dopo il neoentrato Ukash Lenart crossa da sinistra, ancora un tocco di mano, questa volta per l'arbitro non ci sono dubbi e concede il penalty tra le proteste dei marchigiani. Dal dischetto Pedalino si dimostra freddo ed inzacca alle spalle dell'incolpevole Darcier. L'1-0 dura soltanto 9 minuti perché nell'area opposta c'è un contatto tra Omar Valente e Sparvoli che cade a terra e tra lo stupore generale si vede assegnare un rigore apparso ai più molto generoso. Valente, già ammonito, viene espulso per somma di ammonizioni e Angelone allontanato dalla panchina per proteste. Dal dischetto Cavallaro in fila di precisione. Un giro di lancette e l'Ancona prova il colpaccio, ma il tiro di Ingari viene disinnescato in due tempi da spacca. Al tirar delle somme il pari è giusto, ma per il tecnico Angelone resta l'amaro in bocca per aver subito il gol del pari ad una manciata di minuti dal triplice fischio. Mi dispiace perché dopo questa prestazione la mia squadra meritava assolutamente la vittoria. Con i messaggi ci dicono di parlare della Sutor, questa è una trasmissione di calcio, abbiamo due rubriche settimanali dedicate al basket, però facciamo...
una piccola divagazione. È stata una giornata felicissima per il basket, al contrario purtroppo di quello che è avvenuto nel calcio per il basket marchigiano, perché la Sutor ha sbancato Milano e Pesaro ha vinto a Caserta. Questo significa sostanzialmente salvezza quasi in tasca sia per l'una che per l'altra squadra, visto che Pesaro ha 4 punti di vantaggio su Biella con gli scontri diretti a favore e Montegranaro ormai è abbastanza al sicuro. Presidente Pignotti, possiamo dire che il vero grande obiettivo della vostra gestione della San Bettese è cercare di riportare questa società tra i professionisti in questa Lega Pro a girone unico. È quella la collocazione ideale per le potenzialità di San Benedetto, qualora ovviamente ci fossero anche aiuti esterni? Ma qualora ci debbono essere condizio sine qua non. Ci debbono essere aiuti esterni. Penso che la San Bettese, la città di San Benedetto, cioè, la C1 la dovrebbe fare in un modo sereno e tranquillo. Io dopo 2 anni di esperienza da presidente ritengo che oggi come oggi, in modo molto semplice, lo porto proprio a livello esemplificativo, cioè 10 persone che tirano fuori 50.000 euro con gli sponsor, incassi di biglietti e abbonamenti, a San Benedetto penso che si possa fare un qualcosa di importante, qualcosa di serio, qualcosa di importante. Però questo a livello anche di imprenditoria sanbenedettese non abbiamo questi aiuti. È un appello che ho fatto diverse volte. Noi abbiamo l'associazione albergatori, stabilimenti balneari che in qualche modo potrebbero avere un ritorno dalla San Benedettese. D'altronde San Benedetto è stata conosciuta nei tempi, gli anni 50, gli anni 40, a venire dopo, anche, mi permetto di dire, soprattutto per la San Benedettese, questo borgo marinaro che 3 promozioni in Serie veniva, B. È stato conosciuto a livello nazionale proprio dalle gesta dei calciatori di allora, dei dirigenti di allora. E ovviamente con la crescita del turismo sanbenedettese, poi si è avuto diciamo, un buon riscontro sulle attività turistiche di San Benedetto, insieme poi alla società sportiva di allora, attuale sanbenedettese. Diciamo, la città di San Benedetto è conosciuta ovviamente anche per il pesce, le barche, la nave, cioè che sono caratteristiche importanti. Ma sicuramente anche il calcio. Cioè, soprattutto il calcio. Questo è un appello che più di una volta noi stiamo facendo a tutti gli operatori sanbenedettesi. È un momento storico importante per creare delle basi solide per questa società, per poterla farla crescere. Ad oggi non abbiamo avuto nessun riscontro. Ad oggi proprio assolutamente. Noi abbiamo il riscontro di 5.000 malati, come si può, e che riscontro, se però si può dire in modo simpatico, che ci vengono dietro, ci stimolano, ci pungono, ci criticano, ci contestano quando le cose vanno male, che ovviamente oneri. Però altri aiuti non abbiamo, purtroppo non ci sono. Ci sono queste trattative, ripeto, che si sono in corso, ma sono a livello di pourparler che nulla hanno di concreto per il momento. Ovviamente la nostra speranza, quest'anno siamo partiti con questo obiettivo, è quella di riportarla almeno prima della riforma del campionato, perché non si sa se si fa subito o poi si fa l'altro anno, però perlomeno per adesso, ragionando con i dati attuali, di riportarla in C2, dove siamo retrocessi alla famosa partita di Lecco e poi siamo ripartiti all'eccellenza. Una risposta flash: si salverà il Ballarin? Questa è una scelta politica. Io, se do retta al mio cuore, il Ballarin non lo toccherei mai. Se devo dare retta al mio cuore, il Ballarin non lo toccherei mai. Per le persone dell'età mia è stata, come dire, il fulcro della nostra gioventù. Io dico sempre, a San Metto c'era il Ballarin nel cinema Pomponi, dove si entrava, no? Dove si trascorrevano le domeniche a quei tempi. Quindi il Ballarin, poi certo, qui dopo subentrano dei discorsi politici che sono importanti, che poi noi possiamo solo appellarci con la passione dello sport e dire non distruggete il Ballarin, però dopo questo, ripeto, sono scelte politiche. A questa politica che io vorrei un attimo, se mi si consente, alla politica io mi rivolgo ai politici di San Benedetto, alla provincia di Ascoli, ma penso che possa un attimino riguardare anche le varie province, le realtà marchigiane.
cioè sotto certi aspetti, siccome stiamo facendo dei campionati dilettantistici, parlo di San Benettese, Ancona, Iesi, Civitanova, cioè quando c'è tutte queste limitazioni di trasferte, quando ci sono queste cose che vanno a incidere sul sociale, sulle persone che vorrebbero vedere uno sport, cioè un appello ai politici, dateci una mano, perché non è possibile che se ci sono 10 persone che commettono degli atti assolutamente non giustificabili in nessun modo, ne debbano pagare le conseguenze un'intera città, assolutamente, cioè è impensabile. E qui la politica deve darci una mano, perché come mi è stato detto che il giudice sportivo, il dottor Riggio, è stato inserito da un comitato di saggi, di magistrati, in parole povere è la politica che lo ha messo lì, io faccio un appello ai politici, dateci una mano. Cioè non è possibile che una partita San Mettese Civitanovese, gemellaggio di 30 anni di tifosi, cioè mi si viene a calcolare che questa possa succedere chissà che qui, cosa. Qui, Presidente, parliamo di buonsenso, è una dote che si sta perdendo. Quello buonsenso, se mi si domenica, gli incidenti di Ancona, cioè io non voglio fare il difensore di nessun tifoso, voglio raccontare i fatti e non sono nemmeno un addetto al servizio d'ordine, non mi permetto di urtare la suscettibilità di qualcun che ci mancherebbe, però... Dico, domenica sono stati fatti uscire prima i tifosi dell'Ancona e poi dopo sono stati fatti uscire i tifosi della San Mettese. Cioè, io penso che il buonsenso non era il caso di fare il contrario. Cioè, prima far andare via i tifosi della San Mettese in modo che riprendevano la strada verso casa e poi far uscire i tifosi dell'Ancona. Cioè, sono domande che mi pongo, perché tutto è nato quando poi i tifosi dell'Ancona, ripeto, sbagliando, per l'amore del cielo, non è che sto giustificando qualcunché, però stavano aspettandoli, poi è chiaro che... Non ci deve stare, però purtroppo non tutti ragionano col buonsenso. Una brevissima postilla da parte mia. Oltre a tutti i divieti, sono state decine in questo campionato, c'è anche il problema delle partite blindate, perché io so di tantissime persone, per esempio, che vorrebbero andare a vedere. Poniamo il fatto che Civitanovese e San Benettese non avesse nessun divieto. Ci sarebbe stata una blindatura, secondo me, assolutamente ingiustificata. E tantissime persone che avrebbero gradito andare allo stadio, visto che si giocherà alle 19.30, forse sarebbero... Quando si parla di blindatura, poi qui il discorso sarebbe molto più ampio. Cioè, Riviera delle Palme, penso che tutti ci siate venuti, sapete dove, no? Uscita dall'autostrada, poi tutta la sopraelevata, no? Tutto tranquillo, entri dentro la curva nord. Ci hanno fatto chiudere le strade e non è che l'hanno fatto chiudere con le transenne, così come è stato fatto in Ancona domenica. A Riviera delle Palme ci fanno mettere, adesso non so nemmeno come si chiamano, insomma, comunque a noi ci vuole un camion, 900 euro, che viene lì per bloccare la strada di Riviera delle Palme per evitare i contatti. Nell'ordine pubblico ci sta bene tutto, è lungi da me dal pensare che non debba essere, cioè, però diamoci una regolata in tutto e per tutto, perché poi questi sono tutti costi che possono sembrare pure piccoli, però oggi si guarda pure ai centesimi, perché qua non è che ci sta la ricchezza nazionale che ci consente di fare tanti voli pindarici. Dico, queste cose già si deve guardare. Noi, io penso che anche lo stesso Lancona, scusa se sto rubando un po' di tempo, però prego. Lancona, come la Civitanovese, non so se alla Iesina, adesso la Iesina non me la ricordo se l'ho visto, cioè noi i Vigili del Fuoco ce l'abbiamo perennemente, ogni domenica i Vigili del Fuoco, sono 600 euro a partita perché ci devono stare i Vigili del Fuoco, cioè, poi i campionati, sì, è vero dilettanti, ma economicamente non stiamo sullo stesso piano, qualcuno dice voi incassate di più, ma incassiamo di più pure, fateceli gestire un po' meglio queste cose. Allora, la mia, ripeto, è una considerazione che sto facendo a voce alta. È condivisibile. E potrebbe essere un motivo di discussione eventualmente per qualche idea diversa nella gestione del calcio. Allora, giovedì avremo anche Maceratesa Miternina, Lancone in casa con l'Isernia, il spareggio della Recanatese a Cellano, Iesina a San Nicolò e la trasferta Città di Marino della Vispesaro. Un'ultima cosa prima di vedere Vispesaro Astrea. Ovviamente Osvaldo ha decine, se non centinaia, di messaggi di affetto da Civitanova. Arrivano però anche dei messaggi da Macerata. Ti piacerebbe fare l'allenatore della Maceratese? Sì, no, forse? È un po' difficile. È come se Palladini va all'Ascoli, Osvaldo. Sì, è un po' difficile, nel senso che io, come tutti sanno, sono un importato. Non sono l'accento tradisce. Nato e cresciuto a Civitanova. Mi sono fermato a Civitanova a fine carriera calcistica da giocatore e poi da lì ho incominciato quello che era quella da allenatore, quindi sono adottivo, mi sento adottato sotto questo aspetto, mi ha dato la possibilità di intraprendere
di prima acchito una carriera che mi piaceva fare, vorrei ritornare qualcosa, ecco il perché magari il non andare da altre parti. Però la mettiamo il fatto, insomma, che ti stimano molto a Macerata, e questo è un motivo anche di gratificazione, nonostante sei stato avversario molte volte. Sì, e beh, questo sta a significare che forse si va al di là del gioco del calcio e magari ti apprezzano. Forse, altre, è lo stesso di Casia Pisa. No, tanti avessi fatto a Livorno. Dopo tanti anni a Livorno, sì, tu puoi circolare liberamente a Pisa. Sì, sì. Niente po' di meno che. E questa è una testimonianza importante. Vi spesero a Strea. Lo sport, la nostra passione. Area Sport Service ti offre soluzioni complete ed assistenza per ogni tipo di realizzazione sportiva, indoor e all'aperto, comprese recinzioni, impianti di illuminazione, attrezzature, coperture e arredi, messa in opera e manutenzione. Qualunque sia la domanda, Area Sport Service è la risposta. Area Sport Service, partner a 360 gradi. Area Sport Service, ad ognuno il suo campo. Zero a zero, squadre lunghe che lasciano spazi, qualche occasione da una parte e dall'altra, qualche parata, gioco arioso, ma giusto, giustissimo. Lo 0-0 si inizia con un minuto di raccoglimento per il campione tenace e pulito, Piero Mennea. La Visse gioca con 4-4-2, la Strea 3-5-2 ed è subito vista al settimo, Dominici, classe 1994, tiro Turbacci, classe 1993, mette in angolo. Al dodicesimo una bellissima risposta della Strea, Gaeta, palla al piede sulla fascia destra, tiro da 30 metri, si salva, Foiera in angolo. Al 22esimo, ultima luce del primo tempo, punizione dal limite sinistro di Omiccioli, la palla alta viene deviata e costringe Turbacci ad alzare in angolo. La squadra romana spesso arriva prima sul pallone, il gioco, come abbiamo detto, è piacevole, ma la Visse sbaglia tanto e non succede quasi più nulla fino al riposo, se non il cambio obbligato della Strea. Al 39esimo esce per infortunio Battisti e dentro Pentassugna. Si va a riposo, come abbiamo detto, sullo 0-0, la ripresa fuori nella Vis Rossini, dentro Bugaro, ma al terzo della Strea che va vicino al gol, tiro a porta vuoto dalle parti del dischetto di Di Iorio, Boinega ci mette, come dire, una pezza, anzi più che una pezza, un lenzuolo a due piazze e mette in angolo, grossa occasione per la formazione ospite. All'11esimo invece bella azione volante della Visse dal limite, para facile Turbaccio, il tiro centrale di De Carlo, ma l'azione però era molto piacevole da vedere. Al 21esimo bellissimo scambio dal limite della Visse, palla a Torelli, pallone fuorissimo. Al 25esimo si rivede la Strea su calcio da fermo, ma il colpo di testa di Sannibale è alto. Poi la mezz'ora, cambio nella Strea, Sorrentino entra al posto di Iorio e nella Vis entra Vicini al posto di Torelli. Al 31esimo contropiede della Strea, difesa Visse non impeccabile, di mollo, costringe Foiera a un paratone. Foiera che poi si ripete un minuto dopo, sventando un altro tiro pericoloso. Praticamente al 38esimo poi la Strea cambia ancora, dentro Civita, fuori Gaeta, e al 41esimo Bugaro semina il panico sulla fascia sinistra, tiro da vicino sul primo palo, para Turbacci, finisce 0-0, i migliori in campo, la terna arbitrale. No, non è stata una bella partita perché non siamo riusciti ad accelerare costantemente durante la gara, che sono un po', che è un po' l'arma nostra migliore, però merito anche della Strea che ci ha tolto profondità, è stata sempre ben posizionata in campo, ha speculato più che altro sul non farlo giocare a noi, però è merito anche loro se non siamo riusciti a esprimerci bene oggi. Per quanto riguarda la 0-0 ce la siamo giocata, abbiamo rischiato di perdere, abbiamo rischiato di vincere. E sinceramente quando la squadra comunque ci prova a prescindere, io sono particolarmente contento. C'era qualche preoccupazione di come si poteva reagire dopo Termoli, però mi sembra che è stata più una questione tattica piuttosto che mentale che ha frenato l'avviso oggi. Sì, sì, tatticamente ci hanno chiuso bene, evidentemente i fratelli Ferrastoli si sono preparati bene.
Però al di là di quello noi ci abbiamo provato, abbiamo trovato delle grosse difficoltà, perché comunque quelle due o tre azioni che siamo riusciti a sviluppare non le abbiamo finalizzate nel modo giusto. E quando trovi una squadra comunque organizzata, come ha dimostrato oggi la Strea di essere, se la sblocchi bene, altrimenti è più facile perderla che vincerla. Tant'è vero che gli ultimi 5 minuti hanno avuto 2-3 conclusioni consecutive e lì probabilmente non ci sarebbe stato tempo di recuperarla o meno. Io sono particolarmente contento, abbiamo giocato alla pari con la Strea, abbiamo sofferto, abbiamo fatto alcune azioni per provare a vincere positive, sono contento che abbiamo battuto un calcio d'angolo al 92esimo a tempo scaduto dove potevamo vincere, quindi dimostrazione che la squadra ci crede nonostante delle difficoltà che sono evidenti, ecco, perché comunque quando trovi un avversario così ben disposto in campo non è facile poi prevalere. È stata una partita combattuta con due squadre molto differenti che però hanno l'obiettivo hanno questa speranza di arrivare ai play-off. La Vispesaro secondo me è la squadra dopo il San Cesario, che tra l'altro aveva battuto due settimane fa, che gioca meglio, che ha un ottimo ritmo, ha giocatori di qualità ed ha un'ottima organizzazione. Noi sapevamo che era molto difficile, tra l'altro avevamo più di qualche defezione, però quelli che i ragazzi hanno giocato oggi, insomma, hanno fatto secondo me una grande partita e il punto è meritato, creando anche occasioni, ce l'ha avuto anche la Vispesaro, come ha detto lei, probabilmente il pari è giusto. Ben ritrovati, le Marche nel pallone, ore 22:55, tutto va bene, benvenuti se vi sintonizzate solo adesso e un saluto a tutti coloro che sono tanti peraltro ci seguono su internet, in streaming, sul sito www.tvrs.it. Campionato di eccellenza fermo, siamo alla 26esima giornata, 11esima del girone di ritorno, campionato di eccellenza fermo perché è cominciato sabato il 52esimo torneo delle regioni, le Marche partecipano con 5 squadre, diciamo, 4 maschili, una femminile. Per il calcio maschile, la Juniores, il CT è Romano Cremonesi, gli allievi, il CT è Massimo Galizzi, i giovanissimi, categoria giovanissimi, il CT è il mitico Massimo Palanca e il calcio 5 maschile, il CT è il mio amico Mirko Angeletti. Categoria femminile, il calcio 5. Per le Marche manca solamente il calcio a 11 femminile. A tal proposito, siccome è cominciato ieri, ma hanno giocato anche oggi, vi do qualche risultato. Allora, gli juniores sono andati male, Campania Marche 2-0, gli allievi Campania Marche 0-0, i giovanissimi Campania Marche 2-1, calcio a 5 maschile è andato molto bene perché le Marche hanno battuto la Campania per 7-3, calcio a 5 femminile va oltre, ulteriormente bene perché sono state giocate due partite del calcio a 5 femminile, Marche-Veneto oggi 6-0, ieri Marche-Campania 4-2. Un ringraziamento a Enrico Scopa per tutti questi dati che ci ha fornito. Poi le Marche, questo 52esimo torneo si gioca in Sardegna, le Marche sono associate con Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e come già detto la Campania, quindi un girone di ferro e le Marche giocano le partite ad Arborea in provincia di Oristano. Il campionato di eccellenza riprenderà il 7 di aprile. Cos'è successo in settimana? Dopo il doppio 2-0 della Fermana in Coppa Italia ai danni del Torgiano, 1-2 in terra toscana a San Donato di Tavarnelle a favore della Fermana, dopo il gol dei locali toscani a firma di Bruzzone, la riscossa dei canarini a firma di Attadia e Gentile, partita giocata in un campo infame. Mercoledì prossimo, 3 aprile, il return match, ci si gioca l'accesso alle semifinali di Coppa Italia. Semifinali di Coppa Italia che intanto in bocca al lupo alla Fermana, che la vincente di questa seconda sfida del return match tra il San Donato Tavarnella e Fermana incontrerà la Pro Settimo Endeureca, cioè la squadra campione della Coppa Italia del Piemonte, una società che ha una curiosità. Intanto ha solamente 6 anni di vita perché rappresenta la città di Settimo Torinese e la fusione di 2 delle 3 maggiori società di questa città di Settimo Torinese, ma soprattutto la curiosità è che in questi 6 anni di vita la Pro Settimo Endeureca ha vinto 3 volte la Coppa Italia del Piemonte. Però se pensiamo che
Questa squadra ha giocato per 2 anni in Serie D, in 4 anni di eccellenza piemontese hanno vinto la Coppa 3 volte, praticamente quasi un monopolio. Prima che mi dimentico, le date delle semifinali sono il 10 e il 17 aprile. Nella seconda parte del girone, l'altra semifinale sarà tra Audace Cerignola e il Casalincontrada, che è la vincente della Coppa Italia dell'Abruzzo. Allora, che avevamo parlato peraltro la settimana scorsa di ciò che sta succedendo a Tolentino, della crisi finanziaria, si è svolta alla Biblioteca Filelfica di Tolentino, una riunione alla presenza del sindaco Pezzanesi, dell'assessore allo sport Leonardi, presenti chiaramente tanti interessati, tanti tifosi, veramente interessati affinché questi 94 anni di onorata storia calcistica cremisi non scompaiono. Si è parlato dei debiti che ha la società Cremisi verso il comune, dei debiti che allo stesso tempo il comune ha verso il credito sportivo. È venuto fuori che comunque il comune è intenzionato a dare una mano per risolvere questa questione, per non far scomparire questo patrimonio calcistico, soprattutto anche relativamente al florido e fiorente settore giovanile Cremisi. Intanto però la ditta creditrice avverso il Tolentino, nei confronti del Tolentino, ha spignorato i cartellini dei giocatori del Tolentino, però ha promosso la causa, l'istanza di fallimento al Tribunale verso il Tolentino, causa che si discuterà il 9 di aprile. In chiusura a Cagli l'allenatore Mario Vivani non è più allenatore, o forse sì, forse no, forse sì, forse no, non lo sappiamo ancora. Sappiamo che per ora la squadra è affidata al capitano Emiliano Cappelli e che in settimana si riuniranno i vertici della società giallorossa proprio per risolvere questa annosa questione di incertezza relativamente a Mario Vivani. Comunque in bocca al lupo a Cagliese, in quanto occupa il penultimo posto della classifica graduatoria di eccellenza. È l'allenatore insieme a Gigi Simoni più titolato d'Italia, però in realtà è il più titolato perché è artefice, autore di 5 promozioni in Serie C1, 3 promozioni dalla Serie C1 alla Serie B, però Osvaldo Iacconi, ci mettiamo anche 2 ripescaggi, ovvero dell'Ecco in C2 e della Civitanovese in Serie D, quindi veramente complimenti perché sei il tecnico più titolato e vincente d'Italia. Pertanto la prima domanda che veramente viene automatica, che il mio software mentale ti propone, è proprio questa qui: ma uno come te come fa a trovare ancora stimoli in questo calcio? Cosa vuoi ancora vincere? Cosa c'è da vincere ancora? Beh, intanto ti fa mantenere giovane, nonostante la mia età. Ma che non diciamo per correttezza, eh? Sono tanti, insomma, i capelli poi stanno a dimostrare anche questo. Ma intanto è la passione che ti muove, una passione che è cominciata fin da piccolo. Mi ritengo un uomo fortunato perché prima ho fatto il calciatore, volevo fare il calciatore, poi terminata la carriera calcistica attiva volevo fare l'allenatore, sono riuscito a fare anche questo. Quindi quando un uomo, io credo, riesce nella vita a fare il lavoro che più gli piace, debba ritenersi fortunato rispetto a tanti altri. E quindi diciamo che poi, parafrasando, direi che il primo amore non si scorda mai e quindi vado avanti finché posso. Senti, come dicevano i latini, entro subito in medias res, cioè al punto focale. Siete secondi in terzi in graduatoria di eccellenza, a 4 punti dalla Biagio-Nazaro, che appunto occupa la seconda posizione. 4 punti ad oggi sono tanti o sono pochi, a 4 giornate dal termine della regular season? Beh, il calcio sta a dimostrare che tutto è possibile finché la matematica non porta i conti. Quindi abbiamo anche il confronto diretto, anche se poi dobbiamo andare a Chiaravalle, e quindi tutto è possibile. Il nostro intento è quello di riagguantare il secondo posto e nel contempo, se riusciamo a riunire l'utile e il dilettevole, allontanare di 10 o più punti le terze, le quarte e le quinte. Certo, infatti guardavo lo score di questo campionato, le tante partite che avete giocato, una cosa che balza all'occhio è che a parte 3 o 4 partite in cui siete andati via veramente in scioltezza di goleada, molto spesso avete vinto di misura, 2-1, 1-0, 0-1, ma come mai? Diciamo che questa è una squadra che
si è trovata di bel nuovo ad agosto, compreso lo staff tecnico, anche lo staff societario, e chiaramente i ragazzi che poi vanno sul campo. I ragazzi sono cresciuti tanto, tanto da essere secondi e terzi in classifica. Sotto questo aspetto difettiamo. Noi riusciamo a magari ad andare in vantaggio, poi facciamo fatica a chiuderla e alle volte, quando non la chiudi, va a finire che poi l'avversario riesce anche a pareggiare, perché basta un calcio d'angolo, una punizione, una mischia, un errore da parte nostra. Sì, parecchio 1-0, difficilmente poi abbiamo il colpo del KO, questo è vero. Senti Osvaldo, sei ridisceso nuovamente nei dilettanti, sei stato attratto dal progetto del presidente Vecchioglia, ma del Montegranaro chiaramente, ma qual è o qual era questo progetto? Ma intanto diciamo che mi è capitato anche altre volte di passare dai professionisti ai dilettanti, tu hai menzionato Lecco poc'anzi, stavo a Rimini C1, il Lecco mi ha dato i natali, sono nato da quelle parti. Mandello dell'Ario? Sì, ho giocato per 10 anni in quella società, quindi sono diventato uomo e calciatore lì. E in interregionale ci sono andato. Parlo di progetto, parlo di serietà di persone, anche di pelle, no? Quando vai a fare il colloquio, quando vai a parlare. Quindi c'è anche una empatia che porta a prendere delle decisioni. E questa è una di quelle, perché Maurizio Vecchiola, quando si è presentato come presidente del Montegranaro, mi ha dato subito un'impressione molto favorevole di persona molto seria. Si è rivelato poi veritiero. E poi c'era quel progetto da parte sua e del Montegranaro, che lui gestisce, di poter salvare forse qualcosa a fermo, visto che c'erano delle situazioni economiche disagevoli. Poi intervennero altre idee e questo non venne. Però si continuò lo stesso questo connubio per, diciamo così, dare una svolta a quella che lui voleva come società, perché diciamo che ha voluto, come dire, creare qualcosa di diverso rispetto a prima nella sua società. E chissà che poi quel progetto davvero non si realizzi nuovamente, magari la prossima estate a bocce ferme, a campionati fermi. Presidente Pignotti, intanto io le faccio i complimenti per quello che ha detto prima relativamente al rigore della San Benedettese, che lei non l'avrebbe dato, quindi questo va detto, sono dichiarazioni che dal mio punto di vista fanno bene allo sport. Però fa bene allo sport sapere anche un'altra cosa, che ma i play-off quest'anno in Serie D serviranno a qualcosa o no? Lei ci ha capito qualcosa? Che le norme siano chiare, c'ho qualche dubbio. L'interpretazione fa pensare che i play-off dovrebbero servire. Quest'anno dovrebbero servire perché se poi l'anno prossimo faranno la riforma dei campionati, quest'anno non so, dovrebbero ripescare delle squadre e andrebbero a pescarle dalla Serie D. Questo è quello che ho cercato di capire. Dalle vincenti dei play-off. Da questo è quello che ho cercato. Quindi anche quest'anno praticamente si giocherà fino a luglio inoltrato? Beh, non so, ma l'anno scorso sì, più o meno quando è stato. Era più, sì, più o meno qualche anno fa il Rimini, mi sembra, sì, che sì, arrivò fino sì, ai primi di luglio. Sì. In quest'ottica, siccome comunque i play-off si disputeranno, poi se serviranno o no, poi lo vedremo a luglio sicuramente. In quest'ottica, voi come San Benedettese quale avversaria scartereste? Oddio, intanto vorremmo arrivare primi ed evitarli. Cioè, è chiaro, eh. Ed evitarli. Poi, qualora dire adesso quale avversario uno scarta in questo momento è difficile, perché... Beh, ci poi sarà magari... un avversario che è un po' più rognosa. Rognosa. Diciamo delle tre che potrebbero entrare, sarebbero l'Ancona, la Maceratese, il Termoli... E poi non so se c'è il Vice Pesaro, non mi ricordo chi c'era. Sì, l'Ancona. Però bisogna vedere pure, perché oggi magari si ragiona sull'impressione del campionato che stiamo vivendo adesso, quindi magari una squadra può essere più forte ti dà l'impressione di essere più forte rispetto a un'altra. Poi magari fra un mese e mezzo probabilmente anche la condizione atletica, le condizioni mentali potrebbero essere diverse, quindi dire oggi sinceramente non saprei quale scegliere.
Allora, Presidente Pigini del Porto Recanati, prima con Osvaldo Iacconi Andrea ha parlato dei giovani nelle categorie, chiaramente non solo dilettantistiche, ma abbiamo parlato anche di Serie D e di anche categorie professionistiche in Serie C, parlavamo del Bassano e di altre squadre che sono anche non costrette, visto il budget di cui dispongono, a poter non schierare gli under. Ma voi che fate il settore giovanile, cosa ne pensate al riguardo? Io approfitto di questi schermi, di questa opportunità, per portare un'idea. Non so quanto può essere interessante per la federazione. Io sono contrario agli under, non li giustifico nemmeno nelle nostre categorie, cioè a livello di promozione o a livello di eccellenza. Cioè io preferirei un discorso totalmente diverso. Per dar vita al settore giovanile obbligherei le società a curare il settore giovanile e poi, quando si presentano al via in campionato, presentare una quota parte di questi che fanno parte della rosa provenienti dal settore giovanile. Questo obbligherebbe chiaramente a curarlo e quindi a portare in campo dei ragazzi che crescono all'interno di questa società. Dal mio punto di vista ci sarebbero almeno un paio di diciamo cose positive. La prima è tanto che si inizierebbe un pochettino a risparmiare, perché il presidente Pignotti qui sa benissimo cosa significa oggi gestire una squadra di calcio, penso a tutti i livelli, e quindi avere un giocatore proveniente dal settore giovanile sicuramente ti dà maggior respiro dal punto di vista dei costi. In seconda fase dà l'opportunità ai ragazzi di giocare, che poi un anno, come dicevo prima con il mister, ci siano più opportunità di avere dei ragazzi più interessanti di un'annata piuttosto che di un'altra. L'importante è insomma che in rosa ci siano tantissimi elementi che provengono dal settore giovanile, così si fanno giocare i ragazzi. Bene, noi andiamo avanti con i filmati. Renato Curi, Angolana Jesina, poi siamo di nuovo qua, vi aspettiamo. Ogni mossa sulla pedana richiede una grande precisione. La stoccata vincente nasce dalla combinazione di tecnica e sentimento, proprio come succede con Infissi Design. Le finestre Infissi Design sono costruite per proteggere la tua casa, per garantire risparmio e la quiete. Infissi Design migliora la qualità del tuo mondo. Il punto conquistato contro la Jesina, l'angolana se lo tiene stretto, già perché nella ripresa i marchigiani avrebbero meritato l'intera posta in palio e festeggiato la salvezza con larghissimo anticipo. Sulla strada dell'11 dell'ex Daniela Maulo ci si è messo l'ottimo Angelozzi, portiere in giornata di gloria, di un'angolana oltremodo penalizzata dall'espulsione all'alba della ripresa di Pagliuca. Decisione completamente sbagliata dell'arretino Volpi. In 10 contro 11 l'angolana soffre, ma torna a muovere la classifica dopo due giornate a vuoto. Privi di Vespa, i padroni di casa, ancora più rattoppata la Jesina, che rinuncia tra gli altri a Daniello e al giovane Pierandrei. Jesina che impatta meglio con Angelozzi, bravissimo a negare la gioia del gol, da prima a Nicola Cardinali e poi a Carnevali, ben smarcato da Sebastianelli. Ma alla prima occasione sono i locali a passare in vantaggio. Pagliuca approfitta di un disimpegno errato di Campana e beffa Tavoni in uscita. È una gioia destinata però a durare pochissimo, perché tre minuti più tardi, siamo al 37esimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è Tafani a svettare isolato più in alto di tutti e a trafiggere imparabilmente Angelozzi. La frazione si chiude con il piazzato di Nicola Cardinali dal limite. La ripresa si apre con l'assurda espulsione di Pagliuca, reo di aver commesso un normalissimo fallo di gioco. Rosso diretto nell'incredulità generale, Jesini compresi. Ora l'angolana può solo difendersi e, tranne che per una bella combinazione Ferraresi-D'Ancona al 25esimo, si vedono quasi esclusivamente gli ospiti. Alessandro Gabrielloni ruba palla a scampamorte ma calcia addosso ad Angelozzi. Rossini colpisce a volo in bello stile, palo interno e Angelozzi è salvo. Il break angolano con l'applauditissimo De Matteis. Ma è sempre la Jesina a menare le danze. Alessandro Gabrielloni si gira in area e calcia, stavolta Angelozzi è addirittura miracoloso.
Il giovane estremo difensore di casa si ripete allo scadere su Rossini a sancire un pari che soddisfa l'angolana, meno i marchigiani che con un successo si sarebbero rilanciati in chiave playoff. Amavolo, rammaricato sicuramente, no? Per una vittoria che ci poteva stare, anzi ci stava tutta. Sì, però sono soddisfatto della prestazione. Considerato che eravamo privi di 6 giocatori, avevamo una rosa risicata con qualche giovane messo dentro che ha fatto un'ottima prestazione come Carnevali. È chiaro, uno in più ha avuto l'opportunità per poter vincere la partita, però sono soddisfatto della prestazione, quindi abbiamo dato continuità in un momento dove diverse domeniche stiamo mandando in campo giovani interessanti. Domenica scorsa ha giocato Pier Andrea un 96, oggi purtroppo non lo avevamo perché è andato rappresentativo allievi, quindi siamo soddisfatti. Chiaro, la prestazione è stata buona e ai punti, come hai detto, meritavamo qualcosa in più, però sono soddisfatto lo stesso della prestazione. Miani, diventa antipatico parlare sempre degli arbitraggi, però all'angolana è un periodo che non gira bene da questo punto di vista, no? Anche oggi un'espulsione che ha provato a rovinare questa gara. Mi fa piacere che lo dite voi, anche prima il suo collega mi ha detto questo, perché sembra che sia un lamento degli arbitri, la solita solfa, la solita, però ci sono delle immagini televisive e questo è un problema anche che di domenica in domenica ci stanno penalizzando, perché senza Vespa, senza Pagliuca, senza altri giocatori. Nonostante questo, noi la partita l'abbiamo fatta anche in 10 il secondo tempo, soffrendo i ragazzi, chiaro, in modo abbastanza a volte anche disordinato, ma col cuore, con l'organizzazione, anche se sapevamo di fare questo tipo di campionato, però credo che siamo una squadra e una società che merita rispetto, soprattutto dalla classe arbitrale, perché siamo correttissimi, chiunque sia negli spalti che in panchina. L'arbitro oggi penso mi è venuto a farmi i complimenti per la correttezza che ho in panchina. Ho detto meno male che almeno quello l'hai visto, perché non so, cioè, anche delle cose plateali, quindi mi dispiace. Il punto ce lo teniamo stretto, in 10 contro la Gesina fa sempre classifica e fa morale, però mi dà fastidio di dover di domenica in domenica sempre oltre al dover giocare contro gli avversari, essere un momento anche abbastanza difficile, dover giocare anche contro la struttura arbitrale, questo mi dà noia.
Si torna in diretta a parlare di settore giovanile, ed esattamente del settore giovanile del Porto Recanati, calcio, e con il presidente Pigini volevamo un attimino parlare di risultati che purtroppo in quest'ultima stagione hanno un pochino difettato, tra virgolette, hanno un po' stentato ad arrivare nel settore giovanile. Che cosa può essere mancato? Bisogna chiarire cosa si intende per risultati. Numeri. Allora, già per noi il fatto di essere approdati, voi sapete come funziona il sistema, adesso si gioca nella prima parte della stagione un torneo provinciale, dopodiché le prime classificate vanno a fare il torneo regionale. Il fatto stesso di piazzare le squadre, sia dei giovanissimi che degli allievi, tutti gli anni al torneo regionale, già ci danno un risultato importante. Credo che sia già quella la cosa. Poi noi oggettivamente puntiamo più, non molto al risultato a livello del settore giovanile, quanto alla crescita dei ragazzi. Per noi è più importante questo, quindi gli allenatori sanno che c'è una direttiva dal punto di vista della società, non di cercare assolutamente risultato, ma di far lavorare i ragazzi in maniera tale che possano poi presentarsi successivamente a scenari un pochettino più importanti. Quindi molto spesso si cerca di far giocare il ragazzo sotto età, si cerca di portare avanti quello che magari andrebbe migliorato, si lavora un pochettino più sulle carenze tecniche, quindi questo per noi comunque questo è il risultato quindi fondamentale. La formazione dello sportivo. La formazione dello sportivo, e prima ancora, se ci è permesso, per quello che possiamo fare, anche la formazione del ragazzo, perché prima della parte che andiamo a chiamare un pochettino più agonistica, no? Cerchiamo di lavorare molto sul sociale. Poi Porto Recanati, voi sapete, è un paese un po' particolare da questo punto di vista, noi abbiamo un 22-23% di stranieri, quindi. Ma la vostra società, tra l'altro, è gemellata con qualche altra società importante A livello? No, per scelta proprio mia, devo dire, abbiamo avuto delle opportunità di legarci a società professionistiche, io non ritengo che sia una cosa importante. Credo che quando una società professionistica voglia avvicinarsi a noi ci deve dare un aiuto, altrimenti se viene qui per venderci del materiale tecnico ci interessa. Certo. Un'altra cosa, voi parteciperete comunque al trofeo Velox Markel Nando Cleti, traguardi che vi volete prefiggere su questi fronti? No, partecipare è già una cosa importante anche per i ragazzi, per tenerli attivi, no? Sono dei tornei sicuramente che dove insomma c'è visibilità, perché sono dei tornei interessanti, noi parteciperemo tutti come tutti gli anni, quindi sperando di far bene, ma torno a ripetere, non far bene non significa vincerli, poi magari c'è qualcuno che ci punta di più, noi non abbiamo questa esigenza, abbiamo invece voglia di partecipare, di far bene, di magari preferiamo prendere, guardi, le dico, la Coppa Disciplina, ci tengo di più, no? ma non perché non voglia vincere, è perché è interessante esserci, cercare di far crescere i ragazzi, poi se vengono risultati. Abbiamo vinto per esempio 2 anni fa il Carlini Orselli, che è un torneo molto interessante a livello di juniores, quando c'era l'Ascoli, c'era altre società molto più blasonate delle nostre, quindi delle volte arrivano anche i risultati, però certo. Voglio dire, va bene così. Il Porto Recanati, iniziative quali eventuali tornei come società penserebbe eventualmente a svilupparne? Come... Sì, abbiamo iniziato uno, ricordo proprio, credo adesso a livello locale conoscevano tutti Pietro Durastanti, una persona che ha dato anni e anni per il settore giovanile, quindi che recentemente è scomparso, e noi abbiamo organizzato l'anno scorso il primo memorial con i ragazzi esordienti, quindi proprio i piccolini, quelli dove lui mi piacerebbe dire pascolava, cioè aveva più interesse per quell'età lì, per quei ragazzi lì, lì vedeva l'aspetto positivo del calcio, quindi noi abbiamo fatto questo primo torneo, speriamo di ripeterlo quest'anno. Quindi ancora non c'è una data di riferimento? No, non ancora, magari, però sarà sicuramente in giugno. Perfetto, per il momento io posso ringraziare i nostri amici del Porto Recanati Calcio, a te la parola. Sì, invece Adriano. Ho una curiosità, Presidente, veramente breve, visto che è una figura che va molto di moda in questo momento, ma è anche molto utile, voi avete nelle giovanili anche la figura dello psicologo? Nel mio progetto c'era qualcosina di più, magari... Non sedute di psicoterapia? No. Io credo che a livello di un settore giovanile
ci voglia, al di là dello psicologo, al di là di un dietologo, al di là di un professionista magari che li segue i ragazzi dal punto di vista motorio, ci vogliono diverse figure, no? Però ecco, arrivare a completare un proposito così come quello che ho in testa io, non si fa dalla mattina alla sera, non è facile farlo subito. La cosa che più mi preme in questo momento, e la realtà l'abbiamo vista, io credo che sia fondamentale a livello del settore giovanile, e le persone più importanti siano quelli che io chiamo i maestri, cioè chi allena. Cioè, lì bisogna spendere i soldi, lì bisogna investire su persone preparate che sappiano far fare calcio dal punto di vista tecnico, dal punto di vista umano, ai ragazzini, farli crescere, perché è lì che nasce tutto. Purtroppo molto spesso, mi si passi la parola, molte società invece qui non investono niente, mettono delle persone tanto per avere qualcuno che allena, che tiene il gruppo, però questo è sbagliato. Ecco, noi dobbiamo ripartire da lì, io dico tutti, parlo a tutti i miei colleghi, secondo me è lì che si può investire veramente, perché lì è giusto, da lì viene fuori poi il ragazzo interessante, insomma. Intanto è arrivato un messaggio di un telespettatore che ci ha chiesto di organizzare una puntata interamente dedicata a Flavio Falzetti. Il compito l'abbiamo fatto perché aveva chiesto di leggerlo per piacere e l'abbiamo fatto. Il caporedattore di TVRS, Andrea, l'ha sicuramente letto, non so se sarà possibile, ma comunque in ogni caso grazie dell'idea. Osvaldo, torno a bomba al campionato di eccellenza. Passami il termine, ma questo campionato di eccellenza non è stato un po', passami il termine, noioso, nel senso che in realtà non è mai sorto, né all'inizio né alla fine, un vero antagonista reale del Matelica. Cosa ne pensi? Beh, è la realtà, dobbiamo arrenderci a questo, fare tanti complimenti al Matelica. D'altra parte lo sport insegna, ma deve insegnare ancora di più, a riconoscere poi il valore dell'avversario. In questo caso nostro il Matelica è partito fortissimo e ha continuato ad andare forte, quindi tanto di cappello, e non c'è stato un vero antagonista del Matelica. Voi come Montegranaro avete rispettato i pronostici della vigilia a livello di obiettivi? Sì, li abbiamo rispettati, forse anche andando un pochino oltre, nel senso che si era partiti per fare un campionato attaccati, visto che la squadra era nuova, lo staff era nuovo, ripeto, attaccati a quelli che potevano andare a fare i playoff. Diciamo che ci siamo dentro e quindi abbiamo centrato quello che poteva essere l'obiettivo di inizio stagione. Osvaldo, una domanda confidenziale: cosa hai imparato tu dal calcio e cosa insegni tu ai calciatori? Ma io mi riallaccio un po' a quello che ha detto il presidente prima. Quando parla di giovani si sostiene che prima diventeranno uomini e poi forse calciatori. Quindi bisogna partire dall'uomo, e quando va in campo il calciatore porta le caratteristiche dell'uomo, quindi porta il suo carattere. Quindi cosa ho imparato? Ho imparato che bisogna avere carattere. Parlo di qualità non calcistiche, per giocare a pallone. Quindi carattere, l'umiltà e la voglia di sacrificarsi. Queste sono, secondo me, le tre cose importanti affinché un uomo possa riuscire a fare quello che vuole e ad ottenere anche, e di perseguire un sogno che poi, se lo persegui con queste caratteristiche, forse più spesso può diventare realtà piuttosto che un sogno. Nicolas, queste tre caratteristiche che ha citato Osvaldo Iaconi sicuramente tu ce l'hai, perché se hai sfiorato la firma con un team professionistico sicuramente non solo sei bravo con i piedi ma anche caratterialmente, a livello spirituale. Ma adesso torniamo all'ambito tecnico. Nella Serie D la vera sorpresa è il San Cesario capolista, che guarda tutti dall'alto. Ma cosa in più di voi il San Cesario, o più delle altre? Guarda, per me il San Cesario non è di più di noi. Però sì, devo fare i complimenti, perché secondo me, come sempre dico, è la squadra più regolare del campionato. Quindi quella è la mia opinione. Però secondo me non è più forte di noi. Intanto io ti auguro di tornare davvero tra i professionisti, visto che li hai sfiorati e sei ripartito con umiltà, come ha detto Osvaldo Iaconi,
dall'eccellenza, quindi davvero meriti grandi palcoscenici. Oggi un gran palcoscenico è stato lo stadio di Castelfidardo, dove c'era la finale regionale della Coppa Italia di promozione, vinta dai qui presenti del Porto Recanati. L'abbiamo già vista inquadrata la Coppa Italia dal nostro Paolo Trovarelli. Adesso ci vediamo il servizio e i gol di questa fantasmagorica finale tra Porto Recanati e Falconarese. Poi siamo di nuovo qua. La gara della settimana del campionato di promozione è offerta da Impegno e passione. E va in gol con Monini Clemente. Monini Clemente a Piane di Falerone ha tutti i numeri per essere vicino a un campione, con le marche dei record mondiali nelle calzature, abbigliamento, palloni, accessori. Vincendo la sfida nel calcio e calcetto. Monini Clemente, la tradizione della calzatura classica e alla moda o di tendenza, delle marche più prestigiose per uomo, donna e bambino. Monini Clemente, Piane di Falerone. Campioni, si nasce. Porto Recanati supera 4-0 la Falconarese, conquistando la Coppa Italia stagione 2012-2013 grazie alla doppietta di Garcia e dai gol di Pantone e Davide Gasparini, al termine di una gara ben giocata dagli arancioni contro una squadra giovane, ben 4 under in campo, la Falconarese che ha ceduto solo nella ripresa. La soddisfazione del capitano degli arancioni, Emanuele Gasparini. Sì, abbiamo fatto, diciamo, una gran partita, siamo partiti all'inizio molto aggressivi, primo tempo ci è mancato solo il gol, avevamo sempre la partita in mano e abbiamo giocato poi con una squadra che era in salute, perché a parte il girone di andata che avevano fatto pochi punti, il girone di ritorno si sono tirati fuori quasi dai play-out, era una gara molto difficile, squadra giovane, aggressiva, noi abbiamo interpretato la partita alla grande e forse abbiamo fatto la miglior partita della stagione. E sono contento per tutti, per il mister, per la società e soprattutto per il gruppo che è eccezionale. Infatti anche chi è entrato dalla panchina ha dato il suo contributo alla grande. Squadre in campo che hanno osservato un minuto di silenzio per ricordare Pietro Mennea, poi il via. Al quinto incursione dalla sinistra di Maruzzella, palla dentro, Garcia conclude malissimo. La Falconarese prova a rendersi pericolosa al nono con Ragni, al dodicesimo con Mariani, Primiani, Palmieri non si fa sorprendere. Bella la giocata di Emanuele Gasparini al quindicesimo per Pantone, che non aggancia ad un passo dal bersaglio. Al ventunesimo è Pantone a provarci da fuori, palla che sfiora il palo. Un minuto dopo Garcia non riesce a deviare in gol un tiro cross di Pantone. Sugli sviluppi dell'azione è Maruzzella dalla distanza a costringere Schena, bravo davvero il numero uno della Falconarese, alla deviazione in calcio d'angolo. Al 27esimo Pantone si libera di Benenchia, gran tiro in diagonale, pallone sul fondo, Falconarese pericolosa con un calcio piazzato di La Torraca. Al 37esimo Palmieri non abbassa la guardia, un minuto dopo è Marcelletti di sinistro sul fronte opposto a mancare la conclusione da ottima posizione. Non passano due minuti che un disimpegno errato del Porto Recanati libera Raponi, che non sa sfruttare. In avvio della seconda frazione di gioco ancora un retropassaggio di Cento, per poco non innesca La Torraca, anticipato dall'uscita di Palmieri. Sul fronte opposto ottavo è Pantone che prova con un pallonetto che sembra vincente, ma ci pensa Schena a negargli il gol, che non tarda comunque ad arrivare. Emanuele Gasparini dodicesimo innesca Garcia, che in area controlla e di sinistro mette la sfera dove Schena non può arrivare, è l'1-0. Al sedicesimo il raddoppio del Porto Recanati, Pantone si infila tra le maglie della difesa biancoverde e di esterno mette la sfera sul palo opposto. Poco dopo è Palmieri a bloccare una punizione insidiosa di Mariani Primiani. Il conto lo chiude Garcia, 37esimo, nulla da fare per Schena. Garcia Martin. Il primo tempo era difficile trovare gli spazi contro una squadra che ce li copriva bene, stava bene dietro. Però noi con la calma, con la nostra filosofia di gioco, siamo riusciti a trovare i varchi nel secondo tempo. Siamo stati molto bravi. Nel finale occasioni per irrobustire il bottino non mancano al Porto Recanati, che trova la quarta rete al 44esimo con Davide Gasparini, tiro da far invidia al miglior cecchino. Al termine la premiazione sul campo con la consegna del trofeo da parte del segretario del comitato regionale Angelo Castellana. Oggi si è vista soprattutto il Porto Recanati, secondo me, che è stata nettamente superiore soprattutto il secondo tempo, però bisogna dire che anche la Falconarese, che ha giocato, non dobbiamo dimenticarci, con diversi 94 e 95, ha fatto la sua bella figura, anche se poi dopo il risultato è andato al Porto Recanati.
la soddisfazione del presidente del Porto Recanati, Fausto Pigini. Sono estremamente soddisfatto per i ragazzi, per il mister, perché questo è proprio tutta farina al suo sacco. I complimenti del delegato allo sport al comune di Porto Recanati, Luciano Cinquarla. Io ringrazio tutti i giocatori, allenatori e dirigenti, perché a me mi sta a cuore gli arancioni, oltretutto sono due delegato allo sport, e è una grande soddisfazione. Porto i ringraziamenti anche di tutto il comune di Porto Recanati, dal sindaco e gli amministratori. La voce dei tecnici, Matteo Possanzini del Porto Recanati, Gianluca Dottori della Falconarese. Era un obiettivo primario per noi, siamo partiti da agosto per questa Coppa e sono contentissimo per i ragazzi perché se lo meritano, perché conferma la validità di un gruppo che abbiamo costruito ad agosto, e quindi sono contentissimo. Abbiamo fatto secondo me un buon primo tempo ce la siamo giocata, sapevamo, come ho sempre detto, che affrontavamo una buona squadra, un'ottima squadra. Poi il secondo tempo un attimino ci siamo allungati, dopo il primo gol siamo allungati un pochettino, dopo è venuta fuori la squadra che sapevamo, una squadra tecnica, una squadra con buoni giocatori. Adesso annuncio Vobis, Romina con la classifica del rischia niente, pre-Pasquale. Eh già, partiamo col i terzi in classifica con Forza Cass e Forza Maceratese con 72 punti. Secondo Chi 9 Gio con 78 punti e primo Viva Zapata con 79 punti. E andiamo, noi che precorriamo i tempi, alle gare del 7 aprile, queste le gare in programma. San Cesario Maceratese, con tanti tifosi interessati alle sorti della squadra biancorossa, e ancora Fossombrone Biagionazzaro, Real Metauro Vismara, Potenza Picena Montegiorgio, Dorica Torretto Simana, Cabice Gradara Maior, Vallesina City, Agugliano Polverigi. Per giocare, ricordo, basta mandare un indirizzo all'indirizzo sport@tvrs.it i vostri pronostici. Siamo in conclusione, un grandissimo ringraziamento ad Osvaldo Iaconi, allenatore del Monte Granaro, grazie Osvaldo, e continua così. Grazie. Nicola Sforgione, centrocampista della San Benedettese, Roberto Pignotti, presidente del club Rossoblu, grandissimo, in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Crepi, grazie a voi dell'invito. E al Porto Recanati, complimenti per la Coppa Italia di promozione e per il vostro impegno con il settore giovanile. Da parte mia, di Romina e di Giuliano, ovviamente, l'appuntamento è rinnovato per una puntata prepasquale più leggera in concomitanza con il turno infrasettimanale del campionato di Serie D, poi la versione normale, integrale delle Marche nel pallone, domenica 7 aprile in diretta a partire dalle ore 21. È tutto, il calcio giovanile con Enrico Scoppa chiude come da tradizione la nostra trasmissione. Arrivederci a tutti. La Jesina conquista un prezioso punto utile per inseguire un posto playoff, per provare a sognare la corsa scudetto che la matematica ancora non gli concede nel campionato nazionale juniores girone H. Il pari ottenuto nel difficile confronto casalingo con l'Olimpia Agnonese dovrebbe rivelarsi comunque utile, visti i risultati maturati nella 24esima giornata di campionato, che hanno già promosso Ancona e Maceratese, mentre alla Jesina manca un punto da conquistare, se possibile, nelle prossime due partite con la Maceratese al Carotti venerdì prossimo o 7 giorni dopo nel derby esterno con la San Benedettese. Due partite difficili, delle quali il tecnico della formazione jesina, Francesco Bacci, non si fida, viste le tante troppe assenze che la Jesina denuncia per motivi diversi, non ultima la concomitanza con il torneo delle regioni, che sta privando la squadra di giocatori importanti come il bomber Riccardo Pierandrei, Remedi e Sassaroli. Non è poco. Partita bella, anche se il gol non è arrivato, giocata con grande determinazione da parte delle due squadre. Il tecnico dell'Olimpia Agnonese, Mario Pirosanto, soddisfatto della prova dei suoi ragazzi, la sintetizza così. Un pari che la soddisfa? Sì, per quello che abbiamo visto in campo sì, mi soddisfa, anche se abbiamo avuto una grande palla a gol col Carpentino al 35esimo del secondo tempo, potevamo metterla dentro e finirla 1-0, però poi alla fine anche loro hanno avuto una ghiotta occasione da gol, 0-0 penso sia, ci stia. Un Olimpia Agnonese che ha mostrato tutto il suo valore, è incredibile che abbia subito tante reti, mentre qui al Carotti ha dimostrato di essere davvero una squadra di ferro. Beh, certo, il campionato
Durante il campionato abbiamo fatto bene e abbiamo raccolto meno di quello che potevamo raccogliere. Abbiamo subito tanto, non sempre siamo stati al completo. Abbiamo una squadra giovane che veniva da tutti i ragazzi degli allievi, quindi dalla scuola calcio dell'Olimpia Agnonese. E siamo cresciuti, oggi effettivamente abbiamo fatto una bella partita. Partita che si avvia subito con un canovaccio molto preciso. Squadre cortissime con le difese brave e capaci di chiudere ogni varco ed attacchi che hanno fatto fatica a trovare la giocata vincente. La prima conclusione degna di nota, ottavo, Silla saggia le qualità del portiere ospite Pasquale Patriarca. La Chiesina prova ad attaccare, ma l'Olimpia controlla con grande sicurezza gli attacchi degli azzurri, padroni di casa. In completo granata la squadra molisana, che si fa notare al ventesimo con un tiro di Giuseppe Sulmonetti e tre minuti dopo con Marco Vecchio, un centrale difensivo al quale piace farsi vedere anche in area di rigore avversaria, soprattutto in occasione dei calci piazzati. Chiesina che prova al quarantesimo con il suo capitano Ambrosi, ma non inquadra la porta. La seconda frazione di gioco si riavvia con le due squadre che non denunciano mutamenti né di giocatori né di assetto tattico. Al quinto il portiere chiesino Fratoni sbroglia la matassa sulla conclusione di Giuseppe Sulmonetti. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, nono prova la conclusione Baldi, ma non ha successo, pallone spedito sul fondo. I due tecnici provano ad effettuare qualche cambio per trovare la soluzione che possa sbloccare la partita. Al diciottesimo batte un calcio d'angolo Conte, Baldi riceve la sfera nel cuore dell'area di rigore molisana, la conclusione non fa male. Prova ancora Giuseppe Sulmonetti, 24esimo, para con sufficiente autorità il bravo Fratoni, che ogni volta che è stato chiamato in causa ha sbrogliato la matassa con grandissima naturalezza. Partita che scorre via senza particolari emozioni. 37esimo e Delli Quadri che prova il tiro senza successo. Al 40esimo è Frulla ad impegnare Giuseppe Patriarca in una parata a terra. Ancora Marco Vecchio, 43esimo, si fa notare. Fratoni non si fa sorprendere. Dopo 4 minuti di recupero l'arbitro Amadio di Ascoli manda tutti negli spogliatoi senza vincitori né vinti. Francesco Bacci, tecnico della Chiesina. Mister, una 0-0 che lo soddisfa o lo fa arrabbiare? Noi il risultato, per carità, è importante, fa parte del gioco, solo che più che altro puntiamo a giocare a pallone. È chiaro che non possiamo fare a meno di guardare la classifica, perché bene o male siamo in zona playoff, quindi buttiamo un occhio anche al risultato. Alla fine, tutto sommato, lo 0-0 credo sia il risultato giusto. Ci sono state poche occasioni sia per noi che per loro, partita equilibrata, giocata molto a centrocampo. Noi abbiamo fatto esordire oggi 2,97 dal primo minuto, va bene così, sono soddisfatto. Due partite ancora alla fine? Sì, due partite dove penso che a livello di classifica, in zona playoff è ancora tutto da decidere, viste anche le ultime debacle dell'Ancona e le vittorie una dietro l'altra praticamente di Amiternina, Celano e anche la Maceratese, sta andando molto bene, quindi è ancora tutto da decidere. Non è convinto di averlo tra le mani un posto playoff? Ma no, assolutamente, noi saremo convinti quando c'è la matematica, però ripeto, la società più che playoff o non playoff punta su far crescere i ragazzi e far arrivare più giovani possibili in prima squadra. Siamo contenti perché hanno debuttato tre ragazzi, Pierandrei domenica scorsa al primo minuto, prima Carnevali che ha fatto anche un bel gol, Remedi, quindi portare 95-96 a far esordire in prima squadra, e credo che ce ne saranno anche altri, credo che sia una grossa soddisfazione da parte nostra. Con 100% gioco di squadra. Banca Marche, accende sane passioni. Infissi Design migliora la qualità del tuo mondo.
Area Sport Service, ad ognuno il suo campo. Clean Car, con l'Inpo pulito come nuovo, senza acqua. Civitanova Marche. Monini Clemente, Piane di Falerone. Campione, si nasce. Limonta Sport, playing on a dream.